3, 2, 1, ciak! Buondì! Un saluto di Fogna e benvenuti in una nuova puntata di Torre Diva, quel programma dove faremo tante su. Oggi Molto chiaro. parleremo di però prima di tutto Sì. farei un pochino di La macchina del capo. la macchina del Buondì, cazzo. bentrovati, buondì, è il giornale del mercato, Vendi. buondì, pametonferi. Aspetta, vediamo un po' che dice la chat, Che guarda, vedi. cos'era questo gioco linguistico? Pampe pompelmi, Pampe pompelmi. pampe pompelmi. Benvenuti a tutti i nostri pampe pompelmi, ex Vabbè Ninjas. Oggi da ora in poi pampe pompelmi. I pampe pompelmi. Parliamo della nostra nuova community. Siete dei Oddio, Pampe pompelmi Pompelmi mi fa pampers. troppo rire, Pampe Don Fedi capirà. Allora, Pampe i Pampe come Pompelmi. state? Come Allora, state? volevo chiedere al Gran Polo che la simpatica ragazza con i capelli lunghi e il fiocco nero che balla nel finale. Mia moglie, ci siamo Tua moglie, già sposati. Sì, proprio Loli Chan, ci siamo sposati durante il giro quando eravamo in nel Giappone, nelle Fonie. Pampeino. Sì. Mi piace, chiedo per un amico. Ah, ok. Madonna, come siete proprio morbosi questa. Comunque, come Allora. state? Che cosa ci raccontate di bello? Noi stiamo morendo, almeno io sto morendo di caldo, non so se tu stai anche morendo di caldo. Io sto bene per ora. C'hai novità? Io c'ho una Sì, novità. allora, io va bene, intanto ho una novità che praticamente la prossima puntata, vabbè, è mezza pubblicità, però allora intanto partiamo dalla premessa. Vai, Dovete sapere che premettici. appena tornato dalle Fogne e dal nostro viaggio intorno al globo, il Reale per vabbè, oggi Complimenti. non è giornata Accalappiarci. solo a me, dillo solo a me. Chiapparti. Ok, grazie, grazie regia, per la regia della Puoi dirlo grammaticale. solo a me. Mi ha collocato, cioè, mi ha trovato subito un lavoro, cioè mi ha trovato il lavoro, io praticamente ho questa skill che so guidare le carrozze con i cavalli, non ho parlato molto in trasmissione, però sono un cocchiere di professione. Davvero? Non Sì, credevo praticamente fosse un hobby, siccome ti avevo visto, ma non è sapevo un che hobby, però facessi. se ci posso anche fatturare Ah, sopra, vedi? difatti praticamente mi hanno trovato un lavoro, devo accompagnare una principessa qui a Roma, rientro da casa, la praticamente contessa, la principessa Dragone viene dal mare, Dragone Rampante viene dal mare, e praticamente tutto questo per dirvi che mercoledì potrei fare un po' tardi, nel senso che la puntata inizia alle 7:30, però potrei ritardare perché devo parcheggiare i cavalli, trovare la cosa blu, Vero, pagare il è cavallo, poi il complicato. comune di Roma che i cavalli ti fa pagare 2,50 all'ora. Vabbè, per le 20 tendenzialmente come massimo, secondo me dovremmo Sicuramente esserci. l'orario rimane 7:30, però è una puntata, riporteremo il gaming, quindi è un po', non lo Non solo, so, ma poi il mezzo gaming. aneddoto, mezza promo, non mi fido tanto di me stesso, Allora, sì, un po' sto diciamo, facendo un po' di portiamo promo, Tales sì. of Iron. Tra l'altro, siccome abbiamo fatto amicizia, siccome conosco Splinter da una vita, il ratto delle tartarughe Vabbè Il Ninja Vabbè Ninja e Vabbè Turtles. Ninja Turtles, porteremo un videogioco che parla proprio di ratti, tendenzialmente un mondo fantasy di ratti che noi abbiamo tangenzialmente incrociato per poi attraversare l'Atlantico. Sì. Questo è stato tendenzialmente. Quindi noi porteremo mercoledì, rinizia il gaming di Va Bene con Tales of Iron. Sì, Sembra una figata, a me sto Bastardi gioco mi sembra una figata e rimbotto. poi è un'occasione unica che avete per vederci senza parola, cioè almeno stanno zitti, non rompere il cazzo così, quindi mi raccomando. E poi ho una piccola sorpresa, tu hai cazzate? Ah, io c'ho la cazzata che c'ho la nuova tazza. Cazzatone, 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 regà. c'ho la nuova tazza. Che è la Allora, tazza di fai il quiz, fai il Finn. quiz. Vabbè, l'ho detto Ah, ormai. grazie, va È bene. quiz, vabbè, se lo seguono, secondo me si riconosce. Lui non ha riconosciuto, per lui era una palla con una faccia. Per me Avvicina, avvicina un è po'. Finn di Adventure Time, per cui ho la nuova tazza con Finn. Per un attimo pensavo fosse la tazza con il logo della Nerf. Beh, quello è Quella sarebbe molto fighissimo. figa come tazza. Finza, il generale è scatenato. Sto morendo, ma non solo per il caldo. Ah, ecco chi guidava la carrozza di casa. No, no, non è quella il No, a lavoro. casa Monica, ma non si chiama Principessa Monica? No. Ah, allora credo forse era un'altra cosa. No, siamo dispiaciuti, nascondete lo spumante, lo prendiamo. Va bene, insomma, Giornale Mercato sta la secca. stecca. Questo ci piace, eccellente come cosa. Va Fai vedere tu bene. la Allora, io cazzatone. voglio farti vedere una cosa, che è tipo un video, però tipo sono sicuro che non hai cagato questa news, però volevo godermi la sorpresa, volevo farti la sorpresa di fartelo vedere in diretta, però devi chiudere gli occhi. Allora, chiudo gli occhi. Devi chiudere gli occhi.
Allora, praticamente, anzi, no, non chiudere gli occhi. Aspetta, devo fare la intro, le cose, cioè, tutto Ma questo allora lavoro. vai. Allora, ti dico, ti voglio fare vedere una cosa. Oddio, il corpo di Bitlitto, me l'ero Come te dimenticato. l'hai dimenticato? No, è stato un Non è. grande meme, ma mi ero dimenticato. È stata così. Praticamente c'è una cosa che forse ci ricordiamo Fantastico il corpo di solamente Bitlitto. io e te, che ti piaceva un botto da piccolo, e ora praticamente sta per uscire qualcosa al riguardo. Non ti voglio dire cos'è, però ti voglio far vedere tipo il trailer in diretta. Vai, Secondo vai. me sicuro te lo sei Trailer in fatto. diretta. Io Allora, non cagarmi, non cagarmi, mi copro gli occhi non mi mentre caghi dico cose casuali, nessuno. tipo cipolla, naselli, rettangoletti, Allora, facciamo fantasma. questa sorpresa al gran pullo che so che gli piace. Allora, ci sei? Ci sono, sto qua. Allora, 3, 2, 1 e poi apri gli occhi. 3, 2, 1. Ma c'è l'anime? So che ci sono ti piace, so che ci tenevi. Ottimo, l'anime nuovo prodotto da Netflix è credo il primo luglio. Siccome so che forse lo conosciamo solo io e te, basta. Ormai sì, la vecchiaia, Zack Snyder torna finalmente su Netflix. Figo! Bellissima notizia, me la fisico, molto Lo bello studio io distruttore. Allora ragazzi, praticamente questa cosa qualcuno la conosce. Stabba. Torniamo grande. Fantastico. Praticamente Bastard è un manga che conosciamo io e il Granpuno, so che al Granpuno piace, Ma so che aveva qualcuno di voi legge. conosce Bastard? Ma mi auguro di sì. Qualcuno conosce Bastard? Netflix mi lascia con sentimenti contrastanti, non so se fare gli scongiuri o esultare. Io sì, dai. Praticamente diciamo che è un manga veramente storico, fantasy, con protagonista uno stregone, ne abbiamo parlato spesso come ricordi della nostra infanzia e adolescenza, lo leggevamo entrambi. Volevo farti aggiornarti sul fatto che è imminente la pubblicazione. In realtà Molto fico. venne già fatto un anime da un'azienda di animazione tedesca negli anni 90, credo, però questa è Netflix, quindi sei curioso, ti inghippa, Sono molto ti piglia. curioso, mi va, fico, sono contento. Sì, perché poi comunque era un bel manga. Cioè, non so poi su cosa si baseranno, se prenderanno effettivamente Secondo me sì, il secondo manga dice o me faranno un'operazione tipo JoJo e cercheranno di fare un non prodotto. renderà mai come il manga, perché il manga era Madonna, il manga c'era pure fantasy, belle ma anche molto tavole, erotico, cioè era un manga tendenzialmente, diciamo, ecchi, però io volevo assolutamente farti vedere questo trailer e magari se cioè. Fico! ti Io ho piglia visto invece che adesso bene ce torna la anche la possiamo nuova vedere serie insieme. di Rush the Stampede, di Sì, di Trigun, Trigun, me l'hanno sono detto, me pure la cosa di l'hanno Trigun, ho letto. detto. Diciamo che però Trigun, cioè anche il primo anime era fico, l'ho visto, mi piace, Sì, eccetera. però non è per Invece me, non è mai Bastard non stato. se la Vabbè, cagava ma nessuno, ce la Bastard caghiamo per io me è e te. tutt'altra roba, nel senso che Stampede mi piaceva, Trigun, però manco da così, anche perché non lo leggevo, era solo l'anime quando era. Però niente di che, Bastard era fighillo. Era la AEC comunque, buffo. L'azienda, penso. Quella tedesca, quella Penso di tedesca. sì. Ok, sì, diciamo, spero di. Anche perché, diciamo, ci piacerebbe vedere così insieme. Stiamo aspettando che esca Doctor Strange e vi daremo aggiornati su Sì, Disney tra l'altro non Plus. solo, mercoledì è il 22, giusto? Mercoledì esce, tra l'altro, l'ultima puntata Ok. di Kenobi, Ah, e sì, tu lo stai quindi io lo sto seguendo? seguendo, per cui mercoledì vi darò il mio parere, anche se tendenzialmente già vi posso dire che per me fa cagare, però Minchia, questo è play play. sì, l'unica cosa per cui lo guardo è lui, che è meraviglioso, cioè ha una capacità di sostituire la figura paterna solo apparendo Ewan McGregor quando fa Kenobi. Però è veramente terrificante per quanto mi riguarda. Non so se voi la state già vedendo, qualcuno ha recuperato le puntate. Qualcuno che ha visto Kenobi? Per me è terrificante ora come ora. MacArthur è la stessa cosa che ha realizzato il primo film di Persona 3, mi diceva che l'azienda non è tedesca, però comunque esiste un vecchio adattamento che però è come Berserk, che è molto, diciamo, L'anime Berserk è brutto. terribile. Esatto, È diciamo, io ho terribile. visto qualche cosa su YouTube, mi sembra terribile.
Va bene, allora. Torre di va bene. Vogliamo partire direttamente? C'è altre cose da raccontare, aneddoti, Allora, il fatto del co cose che sto diventando carine. un cocchiere l'ho detto, che esce Bastard l'ho detto, che gaming mercoledì alle 7:30 l'abbiamo detto. Io Sono sono le soddisfatto. carte del mio deck immaginario, per ora sono a Sono a posto, posto, va sono al bene. loro posto. Allora, partiamo tendenzialmente parlando di quello della puntata di Com'è oggi. nata l'idea, Com'è diciamo. nata l'idea? Allora, in Italia abbiamo realizzato in coproduzione una serie Farri di Sherlock Holmes diretta da Miyazaki, Come davvero? se ne parli, vabbè, sarà tipo una serie fatta con personaggi zoomorfi, però Ferri sa tipo una cosa. Perciò dicevo, c'era proprio Sherlock Clark Hound, Pound, vabbè, una davvero? specie Non lo di tipo sapevo. Basil l'investigatopo. Ma è una cosa Piumicino interessante Thompson! da reactare, MacArthur, cioè ci può interessare a livello anche Ma vogliamo Grinch. vedercelo un attimo? All'incirca, cioè, non so, come si chiama? Sherlock Sherlock Hound, vogliamo Hound, vabbè, se vuoi cercarlo. intanto cerca, vedi se c'è un trailer, Esatto, quello una volevo cosa così, fare. improvvisazione Quindi totale. scrivimelo un attimo che tu sei il tastiera, io sono il mouse. Sto scrivendo in tedesco. Sherlock Hound. Trailer metti tipo. Vediamo un po'. Ma che cos'è sta cosa? No, Sherlock Holmes. Sherlock Hound. Sherlock No, Holmes, ma è vecchia. No, questo è Holmes. questo è Hound. Però c'è scritto Holmes nel video. English intro. Vabbè, cerchiamolo. Allora, mettiamo intanto grande per tutti. Così. 1986. Ah, Madonna. Allora, Ah, vabbè, ma stava tipo parlando di Basil una cosa l'investigatopo. recente. 81. 81? Qual Ma è che è sta questo? È cosa? questo Neo-Atlantide, vero? Sì. Vediamo sta cosa. Vabbè, Vediamocelo assieme. ma 56 secondi. in che senso l'abbiamo realizzato noi? È giapponese, praticamente. Così intende MacArthur, infatti è italiana. Sembra Lupin. Infatti, stavo a dire, c'è qualcosa molto Lupin e c'è anche un che della pietra azzurra. Ma come commenta questo? Guarda questa scena, dimmi se non ti ricorda la Per un attimo, sì. Nadia. Il deltaplano della prima Sì, puntata di c'è. Nadia. Alla ricerca della pietra azzurra. Un botto, guarda! Sì, è palese, vabbè, ma Pazzesco, eh! forse addirittura se è Guarda! dell'81, questo è prima, Beh, no? anche perché questa immagino sia una sorta di Londra, per quanto è, sembra una cosa lì, c'è cioè Parigi, tutti immaginando europeo, sembra una cosa terribile, non lo so. terribile. A me sembra Filo invece. Beh, le animazioni sono belle, Sì, è disegnato molto bene, però non lo so. Però c'è scritto pure 84 sopra, ma che intendeva MacArthur? Allora, 1981, va bene il primo. Ecco, prodotto dalla Rai. Ci hanno lavorato i Sedi. fratelli Pagò. Nadia, ho sbagliato io. Ma sì, ma MacArthur, tu hai detto che questo coso è italiano. Ma c'è tipo, ci sono otto giapponesi che parlano, com'è possibile? Poi Scusami. 8, via. Proprio gli 8 giapponesi che parlano. Coprodotto dalla Rai. Va bene, niente, allora ci fidiamo. Quindi la Rai ci ha sganciato i soldi, li ha Vedi, mandati ad complimenti alla Osaka Rai, con un complimenti. piccione. Va Allora, la bene, tematica di oggi. vuoi introdurla tu? Introduco io, ma in realtà si è introdotto da solo perché ci abbiamo qua dietro di noi. Mi stavo cappottando. È un po' tanto. L'Atlante per i più piccoli. Non so chi, qualcuno di voi in chat aveva questo meraviglioso oggetto, o ha mai avuto questo meraviglioso oggetto? Madonna, che bello. Uno, sì, mi sembra di capire che il generale MacArthur lo Ma avesse. lui lo usa per le operazioni militari del Pentagono, secondo me, per Ah progettare le. no, lui purtroppo no, dice. Buondì, Marco! Ciao Marco, Però che sei bello che ci. baffo oggi! Puno e Bafo, sono Bufu, Bufu, quella U. Bello, Praticamente però. Buondì, Marco! posso dire una cosina? Cosina? Questo, sto coso, no, il Puno, l'Atlante, è un oggetto di scena. Cioè noi nel nostro studio, a ogni volta, dall'inizio, abbiamo avuto davanti questa cosa. E c'è stata la classica scena da lampadina che si accende, la brainstorming, tipo, e che portiamo alla prossima puntata? Boh, che ne so, capiranno che siamo stupidi, non abbiamo idea, eh? Questa voce, Pa, 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 pa. L'attore dei più piccoli, come abbiamo fatto a non pensarci prima? Perché è sempre stato davanti e quindi era proprio lì. era Voi stato non sempre potete davanti a capire, ma era noi. proprio lì, lì. Sì, era proprio Questa è là. Effettivamente è la cosa. vero, stava là in piedi così. Per cui oggi parleremo a partire dall'Atlante per i più piccoli. Cercheremo di vedere un po' l'immaginario
l'immaginario, l'immaginario degli Atlanti, l'immaginario delle mappe, che cosa sono le mappe nell'immaginario, e anche vedere un po' l'immaginario geografico, cosa che secondo me può essere molto interessante anche nel tempo riprendere, vedere un po' come cavolo si immaginano nei cartoni animati, negli anime, nei film, nelle serie, il mondo, cioè ogni paese ha il suo immaginario, per cui appunto pizza, mandolino, eccetera, l'Italia e queste cose meravigliose. Ho notato che sono talmente grosso che praticamente ho questa maglietta truce col pitbull, però con le pieghe di grasso che praticamente il pitbull diventa così. Sta diventando un bulldog francese. Esatto, un bulldog... esatto. Un bulldog inglese. Allora, noi abbiamo qua questo atlante di piccoli e possiamo farvelo vedere così, oppure come abbiamo preparato delle meravigliose scansioni, diciamo, cerchiamo di aprire insieme, leggiamo insieme, insieme l'atlante dei piccoli. Quindi, sì, cambio Cina. Sì, Puno. Allora. Allora, qua praticamente, come diceva Puno, qual è qua? Io atlante qual è? Uno. Dove stanno? Atlante. Ah, sono 40. Atlante 1. Questo. Sì, questa è la copertina. Allora, come diceva Puno, partiamo da qua. Vabbè, dico una cosa anch'io. Diciamo che... Sì, è più comodo sicuramente. Questa è la copertina, così potete vedere la copertina. Praticamente nel passato ti va bene, quando eravamo ancora più giovani, in un extra che trovate in una vecchia puntata, avevamo parlato minimamente, ma proprio un tocco, del fatto che per l'immaginario, parlando dell'Italia, ci sono molte cose che sono legate agli stereotipi. Noi stavamo trattando, che ne so, dei film trash natalizi e dicevamo: ma quanto è importante lo stereotipo di una regione, che ne so, come è rappresentato il milanese, come è rappresentato il veneto, come è rappresentato il friuliano, che siamo sicuramente i più fighi di tutti. Allora oggi dicevamo: ma aspetta, io ho pensato, estendiamo la cosa. C'è un modo, diciamo, per vedere la questione dell'immaginario e della geografia, è che dagli stereotipi di una regione, di un paese, si passa agli stereotipi nazionali, gli stereotipi continentali, gli stereotipi globali, cioè magari, che ne so, da Marte, certo, tutti. Di una, soli terrestri, pizza, mandolino e atmosfera gassosa, no. Tipo, che cazzo ne so, gli stereotipi degli alieni. Non ce l'hanno su Marte. Quindi l'atmosfera. C'è l'immaginario e la geografia, e anche tipo... Buondì, Ark! Ciao, dov'è? Ah, ciao Ark, un saluto di Torre alla Fogna. Saluto di Torre, mi piace. Quindi, diciamo, questo è un aspetto. Poi abbiamo fatto le foto, comunque vediamo un po' di... vorremmo fare un percorso tra mappe, anche le mappe. Quindi magari inizierei a far vedere proprio... Vediamo. Cambiamo alla prima pagina, in cui abbiamo questa meravigliosa... Sono 7 pagine, tutto 8 forse... Praticamente qua non si vede molto bene, però vi ma può loro ricordare... magari stanno a schermo, più o meno lo potranno vedere, tanto l'importante più o meno è dargli un'occhiata, la struttura di com'è un atlante, no? Come l'atlante dei piccoli. Intanto una cosa che mi piace molto è il fatto che ci sono tutti gli animali, cioè nel senso che per i piccoli la prima forma di geolocalizzazione deve essere di forma faunica. Sì. Cioè nel senso, no, poi vediamo se il Colosseo o la Torre Eiffel, poi ci stanno quando vai più o meno continente. Qui va praticamente continente per continente, dividendo anche Nord America e Sud America, e poi nello specifico farà una sull'Italia, che potrebbe essere tra l'altro molto interessante vedere un po', a maggior ragione stando noi in Italia. MacArthur cita il fatto che lui nerda su giochi gestionali tipo Europa Universalis, quindi è abituato alle mappe nei giochi, quelli di strategia. Sì, è interessante il fatto che, appunto, una cosa che abbiamo notato nell'atlante dei più piccoli, come diceva Puno, gli animali sono una cosa per identificare una zona. Chissà se ci sei tu da qualche parte. Sì, ci sono i maialoni. Sì. Li ho visti, sono, cioè, è pieno. Non so se ci sono anche io. Vediamo, diciamo che questa cosa, aprendo un atlante per identificare le cose, mi viene in mente quando studiavamo. Ci sono. Sì, ci sono un botto. No, io sono in Sudafrica. Ah, ci sei pure tu. Sei sì. In Sudafrica. Quando studiavamo geografia alle elementari, alle medie, no? C'era la cosa nazione per nazione, si studiava la cosa e cercavi di studiare qual era la cosa che si coltivava di più, qual era la cosa che si produceva di più, e quindi qua ci sono le figure per un pubblico ancora più piccolo, per avere subito un'identificazione. Questa è una cosa da cui può nascere l'associazione dello stereotipo. Ma una cosa che mi piace molto, tra l'altro, è che tutti gli animali sono sorridenti. Cioè sono tutti felicissimi, vabbè, certo, tra perché... cui anche lo squalo che sta sotto all'India. Ma io non so come fai a vedere. Io... Ah, va bene. Lo stavo guardando qua.
Quindi okay. C'è questo planisfero, bla 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 bla. Praticamente bla. Diciamo che se facciamo una carrellata un po'. Sì, tu vai, se ci pensi, quando per esempio dici ma da dove nascono le cose che le associazioni che noi abbiamo? Le associazioni che noi abbiamo nascono dal fatto che quando siamo più piccoli c'è la necessità, per esempio, per un genitore, per una maestra d'asilo, di dire: ah, guarda che esiste il mondo, no? E per iniziare a comunicare l'esistenza del mondo a un bambino, ma che cosa gli puoi dire, che ne so, della Francia, che cosa gli puoi dire dell'Islanda? L'Islanda è la terra del ghiaccio, ci sono i geyser, e ti rimane quella cosa, magari per tipo tutta la vita non approfondirai nulla, però ti rimane, diciamo, l'archetipo, la cosa che ti è l'imprinting dell'immagine, del libro, della... Ma sai che interessante questa cosa? L'elementare c'era il sussidiario, una volta, ai tempi boomer, dicevi? No, che interessante questa cosa di far vedere, però, che poi effettivamente gli animali siano il primo approccio. Cioè, la prima cosa, ti faccio vedere, allora tu identifichi, siccome gli animali apparentemente sono una grande passione dei piccoli, dei piccoli, così come i dinosauri, cioè comunque sono creature fantasy, tutto sommato, nel senso... Sì, sì, cioè nel senso, quando vedi un ghepardo, un rinoceronte, cioè se tu sei abituato con gli umani, vedi queste cose, fai, che cosa sono, c'hanno i poteri, quello vola, quello c'ha il veleno, quello sputa fiamme... Ma... È una figata, se effettivamente orientarsi, cioè dare tipo, ma lo sai che il panda è endemico? Vabbè, endemico non lo sapranno che vuol dire, però lo sai che il panda viene specificatamente da questa parte dell'Asia, per cui sta là, cioè ti mostrano, quindi lo sai che la giraffa sta tipica di New York. Sì, beh, non è effettivamente, cioè è una di quelle cose tanto semplici che però in realtà vengono spesso tipo trascurate, cioè il primo approccio alla Cina di un bambino è Cina uguale panda, sì. Quindi effettivamente questo transfert animale è il primo tema che si può dedurre da aprire un atlante. Vediamo un po' i nostri babbi ninja. Tutti gli animali sono sorridenti tranne l'uomo, il pessimismo di mercato. Lo scuolo contento perché sa che il cibo bene o male c'è ed è sempre variegato, perché effettivamente guardando questa mappa, cioè tipo è una specie di buffet. È tutta colpa di TikTok che ha deciso di camminare sulla terra e adesso deve andare a lavoro per pagarmi il mutuo. TikTok. Chi è TikTok? Chi è TikTok? Buffo da dove viene? Allora, io vengo dal Friuli Venezia Giulia. Come si no, dice dal tipico accento, dalla mia sì, dalla inflessione tipica del nord. The Free Venezia Giulia, infatti, scrive tutta la community. Sì, 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 tutti super... E va bene, quindi figa, cioè la base proprio dell'Atlante è l'animale della nazione. Adesso dovrebbero, mi sa, iniziare a vedere... Adesso inizia il panico, regà, adesso c'è Metal Gear Solid, le cose. Adesso c'è l'Italia. Praticamente l'Italia, sì, ma io posso... Per me viene il collo... Noi ce l'abbiamo qua, guarda. Vabbè, sentite, noi ci vediamo all'Atlante e voi andate a un culo, non sto scherzando. Ce l'abbiamo qua. Noi lo vediamo bene, allora. Allora, è interessante che ci sia, per esempio, se uno guarda, ci sta il Colosseo, l'uva, la fontana, se quante partiamo dal Lazio, no? Un calciatore. Tra stereotipi, sì. Un calciatore, tra l'altro, giallo-rosso, quindi effettivamente... Sarebbe la Roma, che però con colori invertiti, cioè... Perché invertiti? Giallo rosso? Nel senso che l'hanno fatto quasi tutto giallo con delle cose pochissime, cose rosse. Vabbè, c'hai perché... cose rossi pure qua, purello. Va bene, praticamente c'è l'Italia, sì, c'è il Colosseo, il vino, il grano, c'è la fontana. Che poi si capisce che fontana è quella, non lo Però capito. Che tristezza che in Molise hanno messo solo due pecore, cioè tutto il resto... Vabbè, anche due, una pecora, l'altra è un pecora casino. È per Lazio. L'Abruzzo c'ha gli orsi, c'ha l'osservatorio... Quello vicino al Gran Sasso, in Toscana ci sta Firenze, c'è cioè Pinocchio, guarda che cosa interessante, allora, ci sta anche San Francesco, non so da lì se vedete qualche sì, cosa. Ma allora Marco dice c'è la vongola in Sicilia, c'è il pesce spada dello stretto. Spada. Dove vede la vongola? La vongola, non so perché, non so se... C'è una stazione petrolifera. E MacArthur dice ma quell'aereo ricorda un noto evento dell'America del 2001, quale aereo? L'aereo forse della cosa di prima, questo tra l'altro. Ah, ecco, c'è scritto... cioè, praticamente un aereo gigantesco che occupa è molto più grande della Serbia a livello di proporzioni. E... ma non è che la gondola che ti copre tutto il golfo invece sia minuscola. Salve signor Eni, perché signor Eni, perché dov'è l'Eni? Salve signor Eni, penso sia la stazione petrolifera. Ok. Beh, in Molise ha senso che ci siano le pecore. La transumanza è di quelle zone, sì. Slovenia. In Calabria c'è un tizio che prende il sole.
Sì, praticamente diciamo Impotenza. che se ci si sposta all'Italia l'animale diventa meno predominante, ci sono tanti alimenti, personaggi Pure storici, maschere. Ecco, questa è una cosa che avevamo fatto vedere quando a minimi. abbiamo Sì, analizzato è gli interessante stereotipi. perché di fatti si vede Pulcinella in Campania, si vede dove sta Arlecchino in Lombardia, c'è Pinocchio che non è propriamente la maschera. MacArthur dice mancano i forestali in Sicilia, sai, per la cosa che c'hanno alla Sicilia, c'hanno 90.000, Certo, 900.000 forestali. Aragorn il forestale, come dice la nonna. Diciamo un tema che avevamo preso, se vedete per esempio No, nell'Atlante, vuoi vedere la cosa più bella? cosa? Che in Friuli Venezia Giulia c'è un maiale, ma sei Esatto! tu! Ma Ma c'è certo! buco in C'è Friuli! buco, ma Questa è cosa è ovvio, fantastica! ma è solo l'attrattiva principale del Friuli Super Venezia Giulia, non per rappresentato! vantarmi, no. Oddio, questa cosa proprio. Ma che cazzo? Perché mi fa ridere che addirittura tu nella mappa dei piccoli, Vabbè, ma io ho io sempre detto che l'Atlante dei sono del piccoli. Friuli, voi non mi credete. A Tra Torino ci sono l'altro, le castagne, c'è la Fiat, c'è la a macchina. Torino che auto c'è? Sembra una Penso Renault sia una 4. Panda, una Punto, penso sia una Fiat, c'è un'altra Le Fontana. castagne. Le I luci! sassi. I sassi! In Praticamente. Sardegna ci sono i nuraghe, ci sono Sughero. Però dico, cioè, per l'Atlante dei più piccoli, se ci sono varie maschere effettivamente, Arlecchino, Pantalone, cioè, per esempio là c'è il Teatro dei Pupi, ma scusami, il siciliano che cos'è? Un archetipo? Cioè, scusami, non è che In c'è basso a sinistra, cioè il il siciliano. siciliano, Pulcinella, però no, mi viene in mente che quando avevamo, cioè, avevamo parlato degli stereotipi in Italia, dicevamo che dietro a questa questione degli stereotipi c'era un periodo in cui lo stereotipo diveniva un archetipo teatrale, che era la maschera, quindi appunto c'era Pulcinella, Pantalone, Arlecchino, appunto diventa la. In quel caso c'è stata una fase dell'Italia dove nel teatro diventavano personaggi di stereotipi regionali, Perché no? c'è effettivamente il siciliano in Sì, Sicilia? Cioè c'è la leggenda, ma c'è il proprio il siciliano. siciliano, e cioè un siciliano C'è che però un siciliano in come Sicilia? è disegnato con col bacco, con i piedi Basta, fasciati, una fascia rossa e una lupara, che cos'è quella? non si Un capisce, un bastone. bastone strano. I nuraghi che si chiamano nuraghe, che I sono in nuraghi, è Sardegna, giusto i nuraghi? nuraghe sono in Sardegna. In Sardegna ci sono alberi diversi. È sughero, questo è per albero di sughero, che sono anche in Corsica, soltanto Io ovviamente non sono mai palesemente. stato, quindi in Sardegna ci sono alberi di sughero. Sì, è pieno, nel nord soprattutto, in Corsica per esempio è mezzo sughero vivente. Un'altra cosa Allora, interessante. MacArthur chiede se c'è la guardia costiera guidata da Salvini. Marco chiede se c'è il. Vediamo se i porti sono aperti, ma non mi sembra. Sì, l'Etna c'è, Marco, il C'è l'Etna, ci vulcano. sta Stromboli e ci sta il Vesuvio, ci sta anche qua sotto, c'è Vesuvio, Stromboli e Etna, cioè nell'Atlante. Dice Marco che è un vespro siciliano. Allora, Marco forse intende Ah. secondo me intende il teatro dei pupi, cioè se tu intendi il cavaliere che è ispirato ai vespri siciliani, c'è la didascalia, è proprio scritto teatro dei pupi, che forse voi non Poi vedete, c'è il però siciliano il in basso. siciliano invece è proprio scritto siciliano, è un signore di mezza età che si doveva Sì, ribadire e che era qui non c'è gela siciliano. da ste parti. Qua Gela. sì. Gela non è la parte sud, scusami. Non saprei, non mi pare. Non ho idea, io so del Friuli, che cazzo ne so, io non sono mai Mi andato. sembra che sia questa specie di usina, come si chiama? Questa specie di fabbrica. Diciamo che aiuterebbe uno zoom sulla mappa. Sì. Difatti. Riesci a farla vedere? Non so che cosa, ma non so, No, la là è vedreste grosso difficile. In modo quanto la realtà foto, là sì, quindi. difatti è una cosa difficile. Almeno che met non mettiamo a schermo intero, ma non cambierebbe nulla perché credo che vedrebbero ugualmente. C'è la lupara Beh, quello che esce, sì. italiano era interessante da. Quindi praticamente siamo passati dagli animali a prodotti, si aggiungono prodotti Beh, alimentari, intanto, maschere esatto, i prodotti alimentari, e cioè questo vuol dire quali produzione. sono le categorie che conoscono i bambini, gli animali, PG, famosi, immaginari, ipotetici, monumenti e cibo. Questo tendenzialmente sono tipo le informazioni a cui i bambini possono apparentemente Attingere. accedere e attingere. Vediamo un attimo gli altri, per andare avanti. Sicuramente se si passerà agli altri continenti ci saranno, qua non si vede proprio. E questa sarebbe l'Europa, il Questa è casino, il l'Europa, guarda delirio. quanto è verde su, vediamo com'è Però, cioè, sintonizzata. volevo dire una cosa, Dilla, dilla. che tendenzialmente, secondo me, allora io avevo l'Atlante da piccolo, secondo me la cosa più figa era l'esperienza quasi magica.
cioè quando tu sei piccolo non è che leggi l'Atlante come lo leggi mo che noi siamo adulti a 16 anni, cioè che sai già le cose. Tu magari, che ne so, la cosa figa, non sapendo un cazzo anche dei primi Atlanti, che ne so, era vedere, ah, ma che cazzo è questo orso brutto, e poi scopri che è il koala e che è un animale australiano. A quei tempi tu non sapevi un cazzo di queste cose, quindi vedevi le cose assurde che facevano i pezzi nelle foto e scoprivi, cioè, ora non Facevano i pezzi. dimentichiamoci. Sì, nel senso, non dimentichiamoci che c'era dall'Atlante, per i più piccoli c'è anche la sensazione della scoperta, che scopri il nome, scopri la carta, scopri la Ma cosa. questa è una cosa Questo gap che... di Bravo. conoscenza, magari ora, se non lo consideriamo, diciamo, ma è una cazzata, viva la minchia, per tre, uno di 3 anni, cioè non potete fare il flexing con uno di 3 anni, quindi. Ma lo sai che invece hai detto una cosa... Il koala è in Giappone, dice Marco, il koala è E tu hai in detto in Australia, Giappone? io ho detto in Non Giappone. lo so, perché lui sta No, no, chiedendo. intendevo per esempio, probabilmente, magari, che ne so, io da piccolo vedevo l'immagine del koala, no? Nella cosa del continente australiano, magari l'Atlante, la funzione era che anche tipo, che cazzo è? Vado a chiedere ai miei, vado a vedere, che ne so, in altre pagine dell'Atlante, cioè non avrei saputo metà dei nomi che so mo', quindi sarebbe stata tutta una cosa tipo una mappa magica, la mappa mi avrebbe dato una sensazione di magia che mo' magari non ho. Beh, secondo me le mappe c'hanno una cosa. Hai detto una cosa bella, che è la cosa della scoperta. Io vado un po' avanti nella La galleria, così mappa. vediamo anche altri continenti. Qui abbiamo l'Africa, che è pieno Tu ci sei tu, di... avevi detto. Ci sono io nella parte generale, perché apparentemente gli animali scemano quando vai sui continenti singoli. Quando c'era la vista generale, invece, ci Ok. stava. È interessante, a parte vedere che ci sono paesi che non esistono più, perché ovviamente questo Ah sì, questo è del Atlante... 92, ho controllato. È un Atlante, se qualcuno interessa, della Dami Editore del 92. Abbiamo visto prima che c'era la Cecoslovacchia. C'era la Cecoslovacchia, questa è l'Asia. Ma Onestamente è molto bello da vedere l'evoluzione delle mappe dal Medioevo ad oggi. Infatti volevamo un infatti questo volevamo un po' po' parlarne. parlarne, io sto facendo un po' vedere la carrellata del Questo si resto, vede un po' questo è il Nord meglio, è l'America America. del Nord, sì. Che tra l'altro fai vedere come qua ti parte il... Che cos'è? è un Un razzo. razzo? Ah, tipo una cosa tipica dell'America, il È fatto di viaggiare essere nello alla conquista spazio, della Luna, quindi esatto. all'avanguardia. Però è figa sta cosa, Il interessante. razzo che parte da Cape Canaveral. Cape Canaveral. Canaveral. In Russia ci saranno gli orsi, credo. In Russia non ho visto che c'è. Sicuramente tante foreste al Vediamo, nord. foreste, foreste, chissà, ci sono i gulag. No, non mi sembra, non li vedo. Vabbè, ok. Vabbè, è una rappresentazione Sì. storica. Ah, vabbè, che è del 92, era appena caduto in realtà. Ah, vedi che è del 92, quindi in realtà, per esempio, Dici, vabbè, tanto Twitch è No, americano, quindi ah, sì, tecnicamente. possiamo dire le cose contro i competitor. Hanno No, già per smembrato la dire. Russia nel 92, Quello che previdenti. dico, perciò Ah. dico, non esiste più l'Unione Sovietica nel 92, quindi in realtà da pochissimo poi, quindi vedi? Interessante. Ritorniamo al Nord America che stava qua, così vediamo un Ok, po' c'è come è Canada, Stati fatto. C'è il Uniti, Canada, Messico. Messico e poi tutto il Per Centro esempio, America. in questo caso nell'America ci sono cose un pochino più iconiche, cioè per esempio il grattacielo e la Statua delle Libertà nell'icona in basso che Beh, in spiegano le Europa c'era, per cose e il esempio, a razzo. Parigi c'era la Tour Eiffel, c'era anche il formaggio, tra l'altro. I Quindi, monumenti, insomma, i monumenti per monumenti più forza. famosi, genere di provviste o di materia prima, perché c'hai il legname, poi c'hai le cose petrolifere, le barche, i porti. In Dice realtà, la realizzazione di che una mappa in un libro può essere incoerente. Ci possono essere nazioni più moderne e nazioni con vecchi confini contemporaneamente. cioè nel senso, per esempio, no, metti che io faccio un Atlante, lui dice vabbè, l'Atlante è una cosa sponda, cioè che non fa male a nessuno, però rappresento, che cazzo ne so, l'America con i razzi, e vado a rappresentare la Russia e metto, che ne so, un bue con un aratro. Ovviamente sto facendo un pochino di clash di evoluzione, quindi c'è anche un filtro di come rappresento le nazioni Eh beh, anche ai certo, perciò bambini. dico, perciò era questa la cosa interessante di partire oggi su come rappresenta il mondo, come il mondo si rappresenta a seconda di L'immaginario del come mondo. l'immaginario del mondo stesso, quindi come il mondo L'immaginario si del pensa, come il mondo mondo. pensa agli altri paesi e così via, e partendo proprio da questo Atlante dei piccoli. Io qua mi faccio questo zoom per vedere in Sud America che cosa ci hanno Ma messo. l'abbiamo In in Sud Argentina America. hanno messo i gauchos. Ah, giustamente ci sono i razzi anche dalla base francese della Guyana, Sì, della della Guyana. EIA 6. EIA 6.
Yes, E poi chiude con l'Australia. Questo è l'ultimo che rimane. l'Australia, vediamo un po'. E l'Australia, con L'Australia tutta anche c'è la parte della Polinesia. l'Oceanic che sta per L'Oceania è cadere a 815. sinistra. Sì, E si poi vede, c'è vediamo. l'isola di Lost. Nel Pacifico è pieno, però questa cosa mi piace perché ci sono queste isole che sono tipo di oasi di immaginario nel nulla con Metti là le la Polinesia, palme, ci c'è sono le proprio le piccole Togo, isole queste qua. deserte. Gli Indus in America fino al 1500 Maya, Incas, eccetera, poi colonizzati da conquistadores e gli inglesi. Ci stanno? Sì, avevamo visto, allora non so gli Indios, però avevamo visto alcune rappresentazioni di popoli locali, di popoli indigeni, per esempio avevamo notato che c'erano delle cose in Asia, in Medio Oriente e in Africa. In Africa c'erano, dove stanno? Non so se erano i Patussi. Sì, Patusso. esatto. Dice Marco, chiede appunto, interpreta la domanda, se guardiamo il Sud America c'è una traccia dei vecchi popoli? Non sembra. Cioè, magari un Machu Picchu ci sarà. Sì, c'è in Perù. C'è C'è Machu Machu Picchu Picchu e basta. e basta. Però no, ci sta Quindi anche Tikal. Suppongo io sia Tikal. c'è una traccia Ah del no, questa non è passato. Tikal, perché questa è il Guatemala, quindi ci sta il Messico. Sì, però sono poche, devo dire sono poche, non so quanto ti sei sentito girando mio. Comunque gioiamo, c'è la Nuova Zelanda, ok. Sì, ho letto, c'è il Nuovo Zelda, avevo visto, tipo, che figo c'è il Magari. Nuovo Zelda, me l'ho fomentato per un attimo, cioè non Vabbè, che la così Nuova per Zelanda non mi cambiare. fomenti che ci sia la Nuova Sì, tutti Zelanda, i fan neozelandesi dicono: oh, mi qualcuno non ci dispiace. vuole Ok, bene. torniamo un secondo grandi, così ci vedono meglio. Così almeno abbiamo Questa. fatto vedere tutte le pagine dell'Atlante dei piccoli. Dici, Nelle mappe la Nuova Zelanda viene missata spesso, non lo sapevo. ma qua in Italia immagino, perché in Australia Sporelli, tipo i vicini Nuova Zelanda li stessa, ma dove dimentichiamo. viviamo? Io ancora non lo so. Bellissimo. E quindi questo volevamo, diciamo, cioè farvelo scansionarlo, perché la cosa era semplicemente il punto di partenza. Voi avete mai avuto, tra l'altro, un Atlante da piccoli? O vi ricordate qualcosa di questo argomento? Cioè, io per esempio ricordo il libro di geografia. Ricordo il libro di geografia, che però già non ho un ricordo della. Non ho mai avuto un Atlante così didascalico con le figure quando ero piccolo. Però mi ricordo, per esempio, alle medie, quelle interrogazioni pallosissime dove dicevo: allora, quali sono le cose che si producono in. È proprio sulle regioni d'Italia, poi sulle nazioni. Però Vuoi sapere una di geografia curiosità? sono ignorantissimo io, Una proprio curiosità zero. geometrica matematica, se vi Sì, se interessa, ci se interessa. vi interessa, è una congettura se non vado errato, per cui non mi ricordo se è stato dimostrato, forse sì, forse è stata dimostrata in realtà, quindi non ricordo se è rimasta congettura o è stata dimostrata, però è una cazzata, però è una teoria molto, cioè una teoria nel senso, è un'operazione molto interessante, sostanzialmente per cui per fare una mappa e differenziare tutte le aree confinate, quindi le nazioni, cioè quello che uno vuole, le regioni, quello che uno vuole confinare, bastano quattro colori. Con quattro colori puoi fare una differenziazione continua. In che senso? Non ho capito. Beh, Nel tanto senso, prova pure, eventualmente vediamo il bot che fa. vediamo, male che vada, La ora teoria dei vediamo. colori, si ricorda ancora. Che vuol Bravo, dire? sì, vuol Cioè, dire per fare che una mappa bastano quattro colori, hai detto? bastano quattro colori. Ok. Significa che io non ho mai una cosa in cui ci avrò adiacenti due colori. Uno. Ok. Quindi tipo uno. Uno, le carte Sì, nel di. senso che se io voglio fare, se tu guardi una mappa, per esempio anche qua, se hai visto, c'erano i diversi colori per le diverse nazioni, o tipiche sono le Ok. mappe quelle vere, cioè nel senso che uno apre la mappa e ci sono le varie, che ne so, la Francia è lilla, l'Italia è gialla e così via. Ok. Ma tu, ok, questa tra MacArthur ci ha mandato la foto. Io questo mi ricordo, non è un Atlante, per me questo è già un libro di testo di geografia delle scuole. Questo io mi ricordo, però Però sembra bello l'Atlante. atlantoso. Questo sì, però è molto. Infatti, io mi aspettavo nazione per nazione, come ti dicevo oggi, perché avevo questo. Ma tu, scusami, visto questa cosa dei colori, tu che in varie puntate hai detto che hai questa capacità magica, che
chiamata sinestesia, per cui hai una sovrasensibilità ai colori. Tu ai continenti associeresti un colore? Tutti. Ci potresti dire quali colori associeresti ai continenti? L'Europa è celestina, l'Asia è su un rosso tendente all'aranciato, l'Africa è gialla, l'America è blu e rossa, a seconda di poi di come la vuoi vedere, cioè nel senso se la vai più verso il nord o se vai più verso il sud, e l'Australia invece pure è rossa. Quindi c'è un legame, c'è con le bandiere? L'Oceania. No, solo per l'America, blu, no, e rossa ci sono. No, perché poi dico dipende, perché nel senso se penso al Nord America, no, paradossalmente penso più al Nord America come rosso e il Sud America come blu. Però dipende, cioè nel senso perché il sud tende a essere, è complicato lì, perché okay, è complicato sud, con la parola sud è rossa, quindi in realtà poi non si associa, però se penso al Sud America in sé mi diventa più bluastro, però se la penso come Sud America o se lo penso come America Latina, per esempio, si arrossa un botto di più perché il latino anche è rosso. Quindi c'hai più colori per gli emisferi. È complicato perché dipende molto dalle parole. Stiamo mettendo in difficoltà le proprietà, le capacità. Dipende, che... perché dipende dalle parole che usi. E trasformati in sinestesico di livello 2. Tipo, è giallo! È figo comunque. Tra l'altro ho pensato al fatto che purtroppo questo è non è una cosa che avevamo preparato, però mi sento che è importante da dire. Importaci. Siccome la mappa del mondo è tornata, diciamo, curiosamente come notizia di cronaca, sì, negli ultimi anni, diciamo, è da un po', da soprattutto qualche anno fa era un dibattito più acceso sul terrapiattismo, no? Non avevamo preparato, però ti ricordi che lo volevo fare, volevo vedere una mappa, una rappresentazione, cioè noi abbiamo visto l'Atlante, l'Atlante è bidimensionale, però i bambini già sanno, partono da una questione della terra sferica. Mi piace un botto, vediamo le mappe dei terrapiattisti. Cerchiamo una mappa dei terrapiattisti in diretta. Io l'Africa l'ho vista sempre come terra madre del mondo, cioè marrone. Vabbè, sì, perché diciamo io la mia sinestesia si spinge a i territori, gli ambienti tipici, quindi che ne so, l'Africa la vedo come il colore del deserto, che ne so, per dire, quindi sì, la vedrei anch'io gialla, ma della sabbia, capito? Perché mi viene in mente il Sahara. No, è proprio gialla, così come l'Asia è proprio un arancionato, è come il tuorlo quando diventa verso l'arancione, tendenzialmente l'Asia. L'Europa è sul celeste, l'America, allora, appunto, anche lì l'Oceania è anche bello, in realtà è un rosso che però anche lì ha dei forti toni arancioni, dipende se penso l'Oceania o l'Australia. A me interessava più che la mappa proprio questo, cioè proprio l'immaginario. Allora andiamo nella vecchia schermata della prima season, quella là proprio da là. Vai Allora, ragazzi, questa è una vecchissima schermata che usavamo per andare su internet, così questa è proprio per le emergenze, quelle dei suini. Di su internet. Allora, per esempio, ragazzi, vediamo un attimo se qua si vede bene. No, non si vede per niente bene. No. E tanto che ci sono delle cose assurde. È tanto interessante, guarda, lì ti spiega come funziona il... Cioè, non lo so, non so che dire. Aspetta, perché lì ti spiega come funziona il sole. Lì dove ero prima? Dove eri prima? Allora, questa è come... Vediamo come vedono loro. Cioè, ti spiega il giorno e la notte. Come vedete voi? Sì, lo si vede grosso modo, però sì, sarebbe meglio posto. Ingrandirla così commentiamo. Si vede malissimo. Ok, vediamo un attimo. Ma è un Va po' coperta, bene, però va bene, no? Grosso modo. Sì, praticamente allora la Terra piatta, quindi l'equatore è tipo praticamente diventa bidimensionale. Questo che cos'è? È tipo, questo credo sia un'immagine questo è che il loro usano per sole. dimostrare, in base all'angolazione del sole, che la Terra è piatta. No, In questo base è, ti spiegano il giorno e la notte, mi sembra sia, cioè a... Ah, sì. è come gira il sole che gira sopra la Terra e non, è uno strano cono fa, non si sa per quale motivo, non continua a irradiare, per cui Ah, vero, irradia soltanto a 45 gradi. la parentesi graffa nera sarebbe tipo il polo nord, l'unico polo. Che cosa hanno? Hanno un unico polo i terrapiattisti? No, non hanno poli. Però, no, del polo intendo il Ah, ghiaccione, dico qua il al centro ghiaccione. c'è il ghiaccio, Ma sai che penso il ci siano sole diverse mappe? è un eliocentrismo, Aspetta no. che guardo un attimo indietro, perché secondo me ci sono diverse Sì, mappe. guarda, sì, ci sono varie declinazioni di terrapiattismo, che Appunto, perciò ricordo metti bene. terrapiattismo proprio, metti proprio mappa terrapiattismo, perché secondo me mappa terra piatta possiamo trovare anche delle...
Ah, come spiegano l'equinozio d'autunno i terrapiattisti? Questo è scritto Vabbè, sostanzialmente. facciamolo vedere uno intanto anche Vai, fantasy, vai, vai. bella come se l'immaginano proprio loro. Tipo che cazzo ne so. Ok. Tipo, questo è tipo l'immaginario dei terrapiattisti. Ok, cioè vedete, praticamente mi ricorda, Madonna, quanto spam, che cosa sta succedendo qua? Focus mi sta aggredendo la live. Come vedete, per esempio, mi viene in mente una cosa di Stephen King che si chiama Under the Dome, che parla di una cupola che si forma sopra una città, no? Cioè, in questa immagine un po' fantasy, cioè E questa poi sai come sorta si di... chiamava l'ordine che viveva là sotto? No. I Dominicani? Ah, no, non lo sapevo. No, no. Praticamente c'è questa strana tipo polvere di sole che si curva e cade sulla terra. È abbastanza poetica come immagine, però è talmente surreale questo disco con una grande astronave terra che galleggia nel cosmo, no? Ma intanto questo fa sì che ci sia un sopra e un sotto, cioè nel senso, a differenza della Terra sferica, cioè tu lo orienti tendenzialmente, cioè c'è un orientamento che la sfera ovviamente non ha, cioè Tu nel senso. hai mai indagato sul terrapiattismo? Io mi sono visto un documentario su Netflix, ho visto Come si chiama? pure Flat Earth. E poi c'è un video famoso di Barbascura che è andato al convegno dei terrapiattisti infiltrati, Sì. gli faceva domande. E vabbè, non so, non c'è una immagine decente, così poi torniamo ai nostri Sì, bambini. era per vedere un attimo No, se ce ne stanno io sono vari. soddisfatto, ma non c'è un'immagine. Ecco, per esempio, questo è interessante che Ah, hanno messo, bella, perché c'è sì. il famoso effetto Pacman. Per chi non lo sapesse, questa è una cosa molto interessante. Ritorno al Logos. Sì, è orribile questa cosa. La cosa che trovo, questa è l'effetto Pacman, è questa strana. Cercate su Google, ci hanno chiesto effetto Pacman terrapiattisti. Ah, esatto, Che vabbè, cazzo ora. è? Io non Non lo sai cos'è so. l'effetto Pacman? L'effetto No. Pacman è questa cosa per cui loro Ora si spiegano. recuperiamolo, Dice: arrivo. ma secondo loro, com'è possibile, per esempio, se uno pensa a Pearl Harbor? Intanto perché la cosa interessante dei terrapiattisti è che ovviamente hanno la rappresentazione della mappa che è quella occidentale. Quando dico quella occidentale, intendo quella con l'America e le Americhe. Sulla A sinistra ovest. della mappa, sì, a ovest, però nel senso sulla sinistra della mappa, poi l'Asia e l'Europa al centro, l'Africa giù e sopra, cioè e così via. Ok. Che tra l'altro, tra parentesi, questa cosa è interessante, lo sai che tutto è stato costruito anche per avere tendenzialmente al centro della mappa Gerusalemme. No. Nella creazione delle prime mappe hanno questa cosa. So che c'è molti di loro la legano a una questione profondamente religiosa di stampo cristiano, questa questione della Sì, terra sì, sì. piatta, no? No, dico, a parte questa cosa qua, quindi vuol dire che non c'è un ordine, cioè l'ordine è quello della mappa data, cioè non è che dicono, ah no, in realtà l'America sta di qua, quindi loro, Ok, avendo la terra piatta, non avendo una dici circolarità, mantengono per delle loro Occidente, quello che noi abbiamo detto che è Occidente, per loro rimane Occidente, cioè è mantengono continuo delle coordinate culturali e storiche nell'orientarsi nella loro nella. mappa. L'effetto Pacman è per dire come hanno fatto i giapponesi a attaccare Pearl Harbor sapendo che stanno dall'altra parte del globo. Per un globo è molto facile perché effettivamente vanno dal Pacifico, banalmente. Per un terrapiattista questa cosa è un macello, nel senso non Ok. possono fare questo, devono fare per forza attraversare tutto il mondo. Ma ce l'avrebbero fatta con la benzina, le cose? No. Per cui esiste l'effetto Pacman. L'effetto Pacman è l'effetto per cui se tu esci dal frame della Terra verso destra, rientri verso sinistra. Questo Ah, ma che cazzata! Cioè, è che l'effetto figata! Pacman. Scusatemi per i terapeutisti. No, ok, quindi entri, ma che vuol dire? Cioè, com'è Come possibile? Pacman? Pacman, Sì, se tu ma usci da destra, rientri da sinistra. avranno, cioè si saranno Cerchiamocelo. domandati fisicamente come spiegare il fatto che un corpo, cioè non è manco così, sì, non è che Cerchiamolo. un orso arriva. Cerca effetto Pacman. Cerchiamo, magari ci sta la risposta. Però questa cosa non la so effettivamente. Voi lo sapete, raga, Come si spiega come si l'effetto? Ah, spiega l'effetto Pacman? vogliamo recuperare un po' di chat Ecco. perché siamo 100 anni indietro. Anzi, scusami. Poi recuperiamo la chat perché Non sennò la c'è un gente Wikipedia? Aspetta, intanto vediamo la ci chat. segnala le forze dell'ordine. Da su, mi sa. Ok, da su. Ma quanto non vi abbiamo cagato, ragazzi? No, era marrone. Ok, la vecchissima schermata, MacArthur. Dice, ho Chissà. capito, Puno, io per comprare un'aranciata devo andare a Fenasi a Pechino. Sì, tendenzialmente sì, anche perché da là vengono le arance, quindi tendenzialmente lì è proprio tipo doc. La vecchissima schermata. Chissà cosa dice un australiano terapeutista guardando la mappa. E comunque.
comunque quando potete cercate l'effetto Pac, praticamente una riedizione contemporanea delle mappe medievali dove Gerusalemme, minchia, MacArthur è talmente a stecca che ci anticipa la puntata. Vedi. Se stai oltre al fascio, stai al buio, al fascio di luce. Il sistema elittico della Terra Sole, assurdo. Ma la Terra è ovale, manco rotonda, dice Marco. Ma sulla, vai a sapere su quale immagine era. La Terra tecnicamente è un geode, non è completamente sferica, certo. Che poi è singolare l'accettare l'effetto Bachmann e non la forza di gravità, dice Archangel Death. Da lì vengono le arance. Ma come? Di Maio vendeva le arance ai cinesi? Buon Lorf. Ciao Giarra, benvenuto. Buon Lorf. Stiamo parlando, ti potrebbe interessare forse solo a te, di geografia e di mappe geografiche. Giarra effettivamente è appassionato di queste cose. Viaggiando molto, buon Pac-Man dicerà. È un omino che si muove in modo squadrato, non segue una linea ordinaria, quindi una mappa intera senza ordine. Ma effettivamente, perché diciamo che rompe l'idea della bidimensione, cioè Pac-Man viene preso come esemplare della bidimensionalità. Questo poi è il concetto generale. Non ho trovato niente di particolare. Stavamo cercando una spiegazione dell'effetto Pac-Man per i terapeutisti. Ci sarà ma ci sono dei siti che vai a sapere, The Wired, se vuoi. Per esempio, solo l'ultima cosa, perché se no non capisco. Vai. A farci capire che noi ingenui terrasferisti eravamo in errore è stato Darren Nesbitt, uno degli speaker del convegno, che ha spiegato come sul nostro pianeta valga il cosiddetto effetto Pac-Man. Ricordate il famoso videogioco degli anni '80 in cui la creaturina gialla doveva mangiare i puntini e sfuggire ai mostri che la rincorrevano? Il labirinto entro il quale si muoveva Pac-Man aveva delle aperture lungo i bordi, varcando le quali ricompariva di colpo dalla parte opposta dello schermo. Voilà tu! Sulla Terra, secondo Nesbitt, le cose funzionano allo stesso modo. Una volta raggiunti i bordi del cilindro, gli aerei, come fossero enormi Pac-Man, scompaiono per poi riapparire dalla parte opposta. Lo scienziato, per giustificare la sua teoria, ha richiamato addirittura la relatività generale di Albert Einstein, sostenendo che l'effetto Pac-Man sarebbe dovuto al fatto che lo spazio-tempo si ripiega su se stesso. Soddisfatti? Guglielmo di Ockham non lo sarebbe stato molto. No. Quindi praticamente la stessa cosa che hai detto tu la scorsa puntata col tappetino del mouse, quindi ti apre praticamente tu sei un terapeutista. Certo, assolutamente. Secondo te, quindi, diciamo grosso modo, questa cosa è giusta, dai, l'effetto Pac-Man, cioè, ci credi? Ma è assolutamente, vabbè, sì. non mi schiererò. Però non io trovo molto interessante come cosa, cioè intanto vediamo che cosa dicono. Esatto, una buona notizia per lei. Gerrà Bufu sarà assente per un po' mercoledì. E in effetti ricompariva da un'altra parte, ma in modo, ribadisco, senza ordine, in modo irregolare, senza una logica. Ma perché questa cosa dici, Marco? Cioè, Pac-Man andava, c'erano delle righe, da destra Io pure ricordavo che ricompariva sulla stessa altitudine. Cioè, lo schema di Pac-Man è abbastanza ordinato geometricamente, abbastanza... Beh, comunque mi sembra, diciamo, una cosa. Io volevo menzionare per dire che tornò di attualità la questione della rappresentazione della Terra. Addirittura questa cosa della rappresentazione sferica della Terra si unì a una teoria del complotto, per cui questa rappresentazione della Terra di cui stiamo parlando era una questione di potere, cioè di tenere soggiogati il popolo umano, perché il terapeutismo è comunque un complotto di dimensione globale, quindi non più nazionale, uno dei primi complotti globalistici, tenere nascosta l'umanità alla verità rispetto alla Terra. E quindi diciamo che una cosa molto fantasy, molto archetipica, che si collega a quando si pensa alla Terra piatta, è la questione del confine del mondo, che si discuteva anche nei testi, diciamo, antichi, ora un'immagine anche letteraria, poetica. Sì, cioè nel senso, le colonne d'Ercole, ma per il terapiattista, anche nelle mappe che abbiamo visto, c'è questa sorta di, una sorta di cascata nel cosmo dell'oceano, e l'oceano che cade nelle stelle, c'è questa fine del mondo, questa cosa, che utilizza questa sorta di strana rappresentazione, ritorna in molti fantasy, per esempio mi viene in mente One Piece, in One Piece ci sono dei momenti dove il mare sprofonda nel nulla, nella Red Line, nelle cose che poi vedremo.
Quindi diciamo questo era un momento in cui è tornata d'attualità la questione Sì, della mappa. interessante, perché poi appunto c'è un forte simbolismo, c'è una forte necessità nel far tornare la mappa piatta, cioè nel senso se io penso alla falsa diceria per cui nel Medioevo si pensava che la Terra fosse piatta, cosa che non è reale, nel senso la Terra sferica nel Medioevo non era una cosa così sconosciuta. Quello che però è vero è che c'era una necessità di rendere la Terra tendenzialmente piatta. E cosa intendo? Ed era il principio ecumenico, cioè il principio, diciamo, cristiano e della vita di tutti i giorni, detto in maniera banale, cioè nel senso io mi alzo la mattina e non esperisco la terra sferica, io mi alzo la mattina e esperisco la terra piatta e c'è tutto un conciliare, come poter conciliare la conoscenza Ah, che ci dà certo. l'idea effettivamente di sapere che abbiamo una terra sferica eppure l'abitare una terra piatta. Sì, Quindi sì. questa cosa è interessante perché uno vede per esempio il famoso eliocentrismo, il geocentrismo, queste cose qua. Se uno pensa che effettivamente noi ci abbiamo da ormai Secoli. parecchio secolo, nel senso 1500 e qualcosa, metà del 1500, giù di lì le teorie copernicane, per cui ci abbiamo l'eliocentrismo. Che però anche lì ha messo il Sole al centro del sistema solare e ha fatto combaciare secondo delle ellissi, eccetera, eccetera, eccetera. Però per dire, Tycho Brahe, che è un altro super astronomo dell'epoca, a cui tra l'altro è stato tagliato il naso, questa cosa, Voldemort. portava un naso di ferro. Lui ha fatto lo stesso identico modello di Copernico, uguale, soltanto che al centro ha fissato la Terra. Ok. E invece di fare così i pianeti facevano delle cose abbastanza assurde con degli epicicli, però alla fine reggeva perché effettivamente se tu devi scrivere il movimento e fissi la Terra e corrisponde, Ma cioè gli hanno che te tagliato frega? il naso per questo? No, non mi ricordo Ah, perché non ok. avesse, non mi ricordo perché non c'era il naso, però questo per dire che i navigatori, però fino a prova contraria, non usano il sistema copernicano, usano il sistema tolemaico, perché obiettivamente è molto più semplice che si muova tranquillamente il sole sopra la loro testa piuttosto che pensare Sì. che è la Terra che si sta muovendo, perché è una cosa. Quindi in realtà i punti di riferimento e il tipo di mappa, l'idea della mappa piatta, della Terra piatta, in realtà la utilizziamo anche noi quotidianamente, cioè pensa per Sicuramente. esempio, una cosa può sembrare una stupidaggine, c'è un libro molto carino in Umberto Eco che parla di questa cosa qua, e prendo, in cui ci stanno vari testi che prendono per il culo, detta in maniera molto male, tipo delle mappe medievali, in cui Ok. c'erano degli insediamenti, delle città, ste strade dritte, dicevano, oh, ma guarda questi non sapevano fare le cose dritte, cioè le cose con le mappe vere, e lui diceva, ma perché scusa, quando noi facciamo la mappa della metropolitana, chi è che si lamenta a dire, ma per non curva così? Dice, loro che cazzo gliene fregava cosa c'era di mezzo, se dovevano fare una serie di insediamenti e dirti verso dove stanno quali città. Per cui dice, ci sono usi e usi delle mappe, per cui a seconda poi di come la usi, ti si genera un altro tipo Sì, di ci mappa. sono vari tipi di mappe in base all'uso che se ne fa. Esatto. E sono d'accordo anche per il fatto che nel terrapiattismo sicuramente la cosa che è più importante è che si crea una distanza tra diciamo, il sapere popolare e come può essere che è più vicino all'esperienza e la scienza che diventa sempre più complessa, per cui si cerca di trovare una spiegazione del mondo più alla portata dell'esperienza. Perché la scienza diventa più difficile da gestire. Le dobbiamo recuperare un po' di Sì, cose. nel fantasy soprattutto c'è Terry Pratchett, sì, già tra l'altro è fanatico, è stato un grande Sì. sostenitore di Terry Pratchett, sì, che c'ha lui la cosa appunto, che un po' riprende anche certe mitologie asiatiche, diciamo della terra, con sopra l'elefante, sopra le tartarughe, col serpenti, quattro elefanti, c'è cioè tutte queste mitologie qua. Marco ci dice, perché ricompare da un'altra parte un giro disordinato, come dire, esce dall'altro lato del mondo, come se esce in un'altra dimensione, non è regolare il suo movimento, perché non incontra le stesse cose che ha vissuto prima. Diciamo che Marco si riferisce al fatto, forse ho capito, cioè l'effetto Pacman, come si spiega il fatto che una cosa, siccome l'articolo diceva che si rifà alla relatività di Einstein, il tipo, addirittura con la questione di vai fuori dallo spazio-tempo e ti teleporti, c'è cioè il gatekeeping Sì, nella sì, tua sì. spazio, e dice questa cosa magari appunto creerebbe dei problemi rispetto a ricomparire, rispetto a come se fosse una cosa fantasy, quando c'è il problema del teleport, il problema della dead zone, tipo Stephen King, cioè come ricompari dall'altro lato. Quindi diciamo il caos si potrebbe generare lì, nella questione
compreso. Più che altro, altro c'era la necessità di mettere Gerusalemme al centro dei tre continenti conosciuti, Europa, sì. Asia. Tant'è che noi abbiamo una delle vecchie rappresentazioni, ad esempio, della Terra medievale. Vecchie rappresentazioni si intende ovviamente non cioè, tipo realistica, perché anche lì il concetto di realistico, a maggior ragione nel Medioevo, è molto labile, ovviamente c'è una forte carica simbolica, però era una terra, diciamo una sfera, che però rappresentava un cerchio, che era diviso con una T al rovescio, sostanzialmente, una doppia L, come volete vederla specchiata, in maniera tale che fosse tripartita. Immaginate di dividere in quattro, però la parte giù la togliete, per cui c'era da un lato Europa, accanto Asia, e sotto, diciamo, due quarti erano Europa e Asia, e il mezzo che rimane era l'Africa, e ovviamente nell'intersezione, cioè al centro del mondo, quella si supponeva poi essere anche Gerusalemme, quindi era okay. Insomma, una cosa abbastanza centrale. Giarra stava riprendeva la questione di Terry Pratchett. Sì. Ha inventato una terra piatta che è posata sulle spalle di quattro elefanti che stanno sul carapace di una tartaruga marina che viaggia nello spazio. Questa è, diciamo, viene dalla cultura indiana. Esatto, questa viene dalla cultura indiana, che però non so se è marina la tartaruga, mi sa che è una tartaruga, e se non vado errato c'è anche un serpente gigante che gravita attorno alla tartaruga, che invece è una cosa che viene dalla mitologia norrena, perché c'è un grande serpente cosmico. Ma non è l'unico, perché anche i sumeri, per esempio, c'erano serpente, che era anche la Via Lattea, per cui in realtà il grande serpente dell'universo ritorna molto spesso. Il fatto è che il serpente torna come cosa che avvolge, cioè in genere è tipo una questione di segna l'equatore magico. Dicevo, anche i sumeri c'era la questione, e se non vado errato erano quattro elefanti, tartaruga e serpente nella mitologia indiana, mi sembra una cosa del genere. Potrebbe essere. La domanda essenziale di quel mondo è: la tartaruga è maschio o femmina? Perché è essenziale questa domanda? Poi adesso con la gender theory puoi capire il macello esistenziale che c'è stato nel mondo di Terry Pratchett. Comunque mi è venuta in mente anche la teoria della teiera nello spazio. La conosci? No. Cos'è la teoria della teiera nello spazio, generale? La cerchiamo? Marco dice: generale, se vuoi illustrarci, se no cerchiamo. Io ho un modo particolare di vedere le cose. Io sono complesso nei miei ragionamenti e mi interpreto così il sistema Pac-Man, perché poi mi ha... Ma poi difatti dice: bravo Bufo, quindi grazie, l'hai grazie. Colto. Che bella la London Underground Map, la cosa della metro. Uno stile stupendo. Sì, concordo, è bellissimo stile, cioè è bello da vedere. Perché se femmina si deve riprodurre, questo sarà l'apocalisse, che se ne va, che cazzata gigantesca. La teiera di Russell, però la teiera di Russell... Che cos'è la teiera nello spazio, generale? Non ci abbandoni. Dica che cos'è la teiera, sono curiosissimo ora. Noi comunque, cioè, il fatto è che io volevo, da una parte, sì, rimanere sulla mappa, sull'Atlante, sulle nazioni, ho dei materiali su questo. Però in un certo senso era interessante vedere, proprio per la cosa che hai detto tu, nella realtà si usano delle mappe che hanno una funzione magari orientativa bidimensionale, cioè volevo... dire, ma ci sono delle mappe di altro tipo, cioè che ne so. Ma infatti io andrei direttamente proprio là a questo punto. Per andiamo esempio, sulle mappe belle. Sì, abbiamo delle mappe dell'immaginario, però ne avevamo un'altra di cui tu sei mega esperto, di insopportabile, che è la mappa astrale, che è una cosa diversa. Che però la mappa astrale, quello l'immaginario, ne parleremo, no? Poi allora, ma intanto questa è una cosa interessante, per dire, ci stanno diversi libri di Farinelli, se non vado errato si chiama. E nel caso vi interessasse, cosa è una metafora per confutare l'idea che aspetta lo scettico di mostrare la non esistenza di qualcosa. Mai sentita, ma se la cerco. Mi vuoi parlare di questa cosa della mappa astrale? Io verifico della mappa astrale. Sì, stavo cercando di pensare alla cosa della teiera, perché a me viene il tacchino induzionista che è meraviglioso. Comunque, beh, la mappa astrale intanto è una cosa interessante, perché cioè non se ne parla mai, ma in realtà la prima mappa, per esempio, che è stata rinvenuta, quindi effettivamente scritta, stiamo parlando dell'epoca paleolitica, è una mappa astrale. Quindi in realtà, e questa è una cosa, per esempio, in questo libro viene descritta molto bene, che è molto interessante come faccenda, perché nelle mitologie babilonesi, per esempio, rinviene la creazione dell'orizzonte, che è una figata secondo me, perché inizia a dire:
Beh, la prima mappa inizia con una divisione tra cielo e terra, che non è per niente evidente. Tant'è che, come dicevo poc'anzi, la prima mappa realizzata graficamente è una mappa astrale, non è una mappa terrestre. Quindi, prima si è cercato di dare un senso alla questione astrale, poi le Cioè, costellazioni, è eccetera. venuta prima la mappa astrale della È mappa venuta prima la mappa terrestre, astrale della mappa ok. terrestre, cosa che effettivamente da un lato non è poi così errata, nel senso che se io Perché penso da qualsiasi punto della Terra, diciamo che la la costellazione ti sembra costellazione la fissa. vedi, cioè nel senso hai una visione d'insieme che dalla Terra non hai, tant'è che qui vado questo grandissimo tizio fighissimo chiamato Anassimandro, si narra addirittura che lui abbia inventato la mappa vista dall'alto e sia stato accusato di empietà, ossia di cioè dire cose orrende sugli dèi, blasfemia diremmo oggi, cioè proprio tipo no zio tu stai a dire cose peggio sugli dèi perché rappresenti una visione dall'alto che uno fa di empietà per il fatto che prende la visione degli dèi, secondo perché in realtà denatura ciò che è la vita, cioè riduci a una rappresentazione ciò che il territorio non è. Quindi dai questa, si Cioè, capisce? C'è sì, una nel senso forzatura di che riduzione di ciò che è il mondo. diciamo che nell'antichità osservare le stelle e fare una mappa astrale ci stava, diciamo così, perché tu osservi l'eterno ordine del cosmo e degli Esatto, perché era dèi e l'eterno, esatto. cioè, lo ammiri e cerchi di tracciarlo, eccetera. Se invece fai una visione della Terra è come se tu ti sostituissi alla divinità che guarda verso il basso e quindi l'empietà si genera, ah, tu pretendi di vedere come un dio, quindi vedere la Terra dall'alto era vista come una questione di arroganza, Di di arroganza e equipararsi al anche di dio, no? adeguarsi al Dio, nonché di ridurre il mondo, cioè di pensare che quello che c'hai qua, che vedi gli alberi, che delle cose, ha un rappresentabile, come se perdendo l'essenza del Sì, mondo. come se tipo Quindi fosse un decidi, oggetto. esatto, oggettificare il mondo. Quindi era una perdita, una svalutazione della sacralità del mondo stesso, perché l'hai reso un oggetto. Quindi è Ok. stato molto, è molto interessante il caso della questione di Anassimandro. Ti aggiorno sulla Vai, community. aggiornami. Io apro i Allora, prego, popcorn se posso. Posso aprire i popcorn? Se posso tanto aprire i farai un popcorn? manto di Se pop. posso aprire i popcorn? Se posso aprire i popcorn? Sì, Se posso, vai. Mi non ho capito. stavo buggando. Ok, allora intanto credo di avere la conferma che i Vabbenigi intendessero la tagliera di Di Rutter. Rutter, che non ho idea di che cazzo sia, però non so se è interessante parlarne o meno. Dimmi tu, perché tu sei un fanatico di Russell, Ah, come degli no, Avengers, ovvio, di perché tutte le dovrei cose, sei un fanatico di studiarlo. tutto, dovresti tornare allo psicoterapeuta. Non lo so, buffo, ho dei problemi con gli psicoterapeuti. Scusate ragazzi, ma queste citazioni, siamo stati un anno in giro attorno al mondo, quindi alla Ogni fine tanto capitano. tra quando ci filmavano, ma li stai mettendo direttamente nella scrivania, ma non è più pudore, cioè proprio qui nei popcorn, vabbè. Poi dice Marco, poi ci sono state molte teorie sulle città centrali del mondo, quindi la città al centro del mondo, prima con la Bibbia. Babilonia, la Torre di Babele, Torre di Babele vorrei dire. La torre di Babele. Poi abbiamo nel 400 avanti Cristo e dopo la venuta di Cristo il sistema imperiale, dove viene nominata Roma come centralità del mondo. Poi nel Medioevo compare Gerusalemme con le crociate dopo l'anno 1000 della 1099. Quindi Marco Qui posso fare un dice: intervento secondo me interessante, prima tra l'altro. Babilonia, poi Gerusalemme, poi Roma, dice questa questione del centro, no? Il centro, anche capire qual è il centro di cultura, il centro di commerci. Una cosa, per esempio, di Roma, Roma Caput Mundi, che è nota, cioè tutte le strade poi portano a Roma, eccetera. Che in realtà c'era una cosa interessante, cioè tutte le strade portano a Roma. C'è una mappa, non è necessariamente una mappa delle strade. La mappa è la mappa di un territorio. Una cosa fondamentale che fa Roma, per cui Roma diventa effettivamente il centro, sono le strade. Nel senso che partendo da Roma, poi se fai le strade a partire da Roma e tu ti ritrovi una città al centro del mondo, inevitabilmente perché le strade partono e portano a Roma, si comprende quello che voglio dire? Sì, solo che ho una lamentela su questo. Cioè, nel senso che tra l'altro è una di quelle cose che ti ho sempre detto, tipo, ah, un giorno lo dirò. Vai. Allora, le strade e Roma, cioè off topic, però, le strade e Roma. Dovete sapere che per me che vengo dal Friuli, cioè, tipo, una cosa odiosa di stare a Roma con in macchina un romano de Roma
È il fatto che tipo Roma ha delle strade delle volte, talvolta, molto molto semplici. Cioè tipo che ne so, ok, c'è questa mega strada gigante che ti porta da A a B, gigantesca, enorme, cioè è come se tipo l'intuito dell'universo ti dice vai dritto e arriverai dove vuoi. Cioè tipo ci sono delle mega strade, no? Allora tu da persona che viene dal Friuli o da persona che viene da fuori da Roma dici vabbè prendo questa mega strada, vado dritto e arrivo. Se anche, cioè, chiedi, hai soltanto il pensiero di chiedere a uno di Roma, ma secondo te allora se vado dritto ci arrivo? Il romano cosa fa? Il romano dice, no, aspetta, aspetta, allora, tu passa di qui, poi gira a destra, poi gira a sinistra, poi vai nel parcheggio, poi vai su, poi vai a passare in una parca, dove c'è il brucomela? Sì, gira poi il brucomela, poi praticamente prendi lo space shuttle, dice, ma Schiedi perché? dal traffico e i semafori. Perché non posso andare dritto? La questione qual è? Che il romano ti dice... No, no, tranquillo, così si arriva prima. In realtà fai 40 minuti in più, secondo me, ma il romano può flexare, tipo, no, vedi che conosco le strade, non mi interessa che conosci le strade. E che secondo voi, a chi mi riferisco in questo studio? A Cinzia o a Puno? Scusa, Ma secondo Cinzia, me stai ok. parlando di Carlotta, la Allora, regista. Puno, ogni volta ti Ci dico, ma salutiamo. scusami, Puno, il posto è là. Dice, no, no, fidati, passa sì, se poi Perché ci sono più arriviamo davvero, poste, ma non si ci si rende conto. mette di meno. Lui, cioè, il problema delle strade di Roma è che le 6 di Roma sono ottime, ma mai guidare con un romano in macchina Secondo me sono è sempre più migliori. pratico essere Ma non Gerra potrà romani. confermare, si saltano i semafori, si saltano le cose, cioè si Tu arriva mi vuoi fare prima. vedere i cunicoli più Ma i infrattati? cunicoli Senti, sono più sì, l'altra volta rapidi. mi hai detto segui quel cinghiale, arriveremo. Cioè, non è che... Ma perché credo fosse tuo cugino? Ah, tra l'altro, a breve sarà a Roma. Sì. Cioè, mio cugino, un professore, attualmente è in corso, però sta venendo il padre di mio cugino, cioè lo zio di secondo grado, che presto ve lo farò conoscere. Figo, dai, sono contento. Comunque, niente, questa è la mia lamentela sui romani. Allora, mi sa che è una cosa simile, un unicorno invisibile La rosa che girava tagliera. accanto a me, si era tagliera. Addirittura si è studiato che il giardino dell'Eden era tra il fiume Tigri e l'Eufrate, quindi il primo Sì. uomo sorto in Iraq, Nella Baghdad di sì, oggi. esatto, che vanta, sembra una popolazione da circa 8 milioni di uomini, eccetera. Tutte le strade portano a Roma nell'antichità, anche perché Roma ha costruito tutte le strade. Sì, è questo quello che intendevo. Cioè, Certo. intendevo che Roma è riuscita a rendersi caput mundi facendo le strade. Cioè, le strade hanno fatto una modifica della mappa tale per cui la mappa non è diventata più la mappa del territorio, ma la mappa delle strade. Cioè, sono riusciti a cambiare il paradigma di orientamento nel Certo, mondo sì. facendo le strade. Quindi, in realtà, Tutta fatica le strade. sprecata perché poi mi fai andare nei cunicoli, nelle Ma strade non va proprio i sterrate di cunicoli. campagna. Ma prendiamo la via Aurelia costruita dall'imperatore. Saprà l'imperatore che cazzo doveva fare? No, dovevi arrivare tu. Dire no, no, Cesare, senti a me, passiamo di là. Pa, arriva Bruno e l'ammazza in un vicolo di merda accoltellato nel Bronx. Perché l'hai fatto perdere. Comunque, il cugino e il padre del cugino. Sì, mio cugino è il professor Unibocus, che avete già conosciuto nella season 1. E quindi finisci per non chiedere indicazioni quando vuoi andare in Friuli e finisci a Firenze. Questa è una reference totalmente privata, infangante, la macchina del fango della community, non di me. La macchina del fango è la tua macchina, è quella dei maiali di fogna, la macchina del fango, Sì, la la fango machine, la fango mobile, la fango fango mobile. machine. Comunque sì, mio cugino è professor Unibocus, invece vi farò conoscere a breve mio zio. Il padre del cugino, difatti, si chiama lo zio, in genere, difatti, è giusto, ma poi l'ha detto, difatti, lo zio. Sì. Faccio vedere quello che ci volevi mostrare. Che ci volevi far vedere? Spoglio. Ma ce lo volevi mostrare, quello? No, allora, non credo che sia la macchina del fango, buff. Grazie, MacArthur. Sì, no, abbiamo preparato un po' di immagini, no? Vediamo un Appunto, po', andiamo a cambia. Allora, Barburg. credo che le immagini che ho scritto uova segrete siano due, uova, cose che riguardano te. No, allora, mappa astrale abbiamo detto qualcosa. Allora, prima di Parliamo di altre partire, allora, mappe. per parlare di altre mappe, fammi partire con questa mappa a questo punto, così apro Vai, anche la curiosità prendi. del giorno. Oggi Carrellata di mettiamo mappe. la carrellata di mappe e andiamo a breve sulle mappe fantasy, ma proprio per aprire le mappe fantasy voglio far vedere la prima rappresentazione del nuovo mondo Oh, che sia stata davvero? fatta, L'abbiamo ed è davvero? del 1504, ed è, non la trovo, dove sta? Uova, eccoli. Uova Si 1. chiamava, vedi, si chiamava, aspetta. Perché è nota come la mappa dell'uovo di struzzo. Sono due uova di struzzo, Davvero? Del nuovo la parte di distruzzo? giù, sì, incollate una sopra l'altra, e c'è la prima rappresentazione del nuovo mondo, dove tra l'altro ci sono tutti, e questa è la cosa meravigliosa, ci sono tutti i cavolo di mostri marini, tant'è che per esempio in Asia, nel sud-est asiatico, c'è scritto Ixunt Dracones, qui ci sono i draghi, quindi ci sta la localizzazione di tutte le creature.
Ora vi faccio vedere piano piano, per esempio, ora questo è un particolare che è meraviglioso. Questo è un particolare inciso, guarda quanto è figo. Sembra un tatuaggio. È meraviglioso, la flow di struzzo, che tra l'altro è stato recentemente ritrovato, nel 2012 è stato ritrovato. È stato recentemente ritrovato. Datato, insomma. Ma è un uovo, cioè è come un uovo di struzzo? No, è un uovo di struzzo. Ah sì? E si è mantenuto per tutto questo tempo? Sono due parti di uovo di struzzo. Tagliate la parte sferica di giù. E incollate una sopra l'altra e incise. Guardate che bello sto dettaglio, io lo trovo una meraviglia. Sono dei commenti che mi lasciano un po' confuso. Cioè Marco dice megalodonte e McCart dice questo è un porno legale. Che cosa sta succedendo? Non riesco più a capirli. Megalodonte io l'appoggio per dire... È un uovo di strunzo. È un uovo di strunzo. È un uovo di strunzo. Questa correzione. Per questo porno legale MacArthur intendi nel senso che è una, perché, una goduria. Secondo me sì, è bellissimo. È talmente nerd che tipo... Ma io lo trovo una cosa, questo dettaglio, guardate le onde, cioè l'incisione è assurda. Sì, è fantastica, fantastica. È veramente assurda. E andiamo a vedere le altre in cui ci stanno sempre la stessa, soltanto che qui ci abbiamo... D'altra parte. Sì, iniziamo a vedere le altre parti del mondo... Ma cioè, di che questo periodo è il tropico del 1500. 1504 è stata 1504. Datata più o meno, sapendo che quella di rame che era poco successiva, cioè del 1510, si pensava fosse la più antica, ma da 10 anni a questa parte si è trovata questa come ancora più antica. E non solo, tutte le mappe del nuovo mondo ritrovate hanno gli stessi errori di ortografia tra virgolette, o gli stessi caratteri ortografici di questa mappa, per cui si pensa che questa stessa mappa abbia fatto da modello, ok, alle future mappe. Ma questa chiede un'altra... sui mostri marini, ci sono mostri marini? Ci sono, però non ho trovato le miniature perché non penso sia poi così, cioè sarà così sta sfera. Ci sono mostri marini e... Questa non sembra più la stessa, sarà la foto, sembra più levigata perché è un po' sfocata qua, ma qui vediamo l'Italia per esempio, questa è l'Europa. Ah sì. Questa è l'Europa, questa è la parte dell'Africa. Qui ci sta l'Asia, eccetera, eccetera, okay, eccetera. Beh, abbastanza io cioè, avevo realistica anche come disegno, no? Sì, io rimetto un attimo. Considerando che la mappa del più recente che abbiamo visto è quella dei terrapiattisti. Cioè... Sì, cioè io rimetto questo dettaglio. Comunque ci sono anche delle creature e purtroppo non ho trovato la... Il mostro marino. Beh, ma comunque il mostro quello... marino è la scritta, in realtà no, diciamo non ho trovato la foto che lo inquadrasse, la parte che dice appunto Ixunt Dracones. Che mi sembra una figata totale. Secondo me sui mostri poi prima o poi ci torneremo. Quindi questa è una cosa che difatti sì, torneremo sulla mappa i mostri, perché questa è una cosa, una curiosità che ho sempre avuto, cioè ma quando sono spariti i mostri, cioè la prima volta che nell'Ottocento tendenzialmente iniziano a esserci i primi ripulisti delle mappe per cercare di fare questa oggettivata inutile del mondo, ma soprattutto mi domando, cioè quando sono nati per la prima volta, che nel Medioevo ci fossero sicuro, ma quando sono apparsi per la prima volta, cioè quando è che Primeneo, capito, di Atocle, certo io potrei dire 40 nomi greci, 40 città greche, non me ne viene una, me ne viene un'altra, però sto stronzo dice, ah sì, cioè guarda ho fatto sta mappa, dice ma il punto c'è questa cosa, e quello è il drago vicino Rieti, ma come il drago vicino, perché l'hai messo, no regà, è pericolosissimo vicino Rieti, c'era sto cazzo di drago sull'uscita della 24, terribile regà, io l'ho messo perché così nessuno ci va, cioè chi è il primo che si è posto tipo il problema di regà, io disegno di Rieti, un drago perché il drago di Rieti 24. Il drago delle Rieti, cioè l'uomo delle nevi, il drago delle Quindi, Rieti. Va bene, allora io praticamente... L'uomo di strondo, il porno Genshin Impact. Sì, quello non lo ha, quindi come errore filologico. Allora, io praticamente passerei a delle mappe. Sì, che mostri abbiamo... marini e nonno, ci sono anche terrestri. In questa mappa specifica, se non vado errato, però sono marini. Okay. Vai, invece mostro allora, passiamo quindi di conseguenza. L'idea era vedere che cosa è una mappa, cioè l'idea della mappa, no, perché deve rappresentare esattamente quello che è la Terra, ma in realtà, come ben sapete, le mappe non hanno neanche la scala, perché c'è il problema della quadratura del cerchio, per cui per esempio una sfera non può essere rappresentata su un piano, per cui le proporzioni sono sfalsate. L'Africa in realtà è molto più grande, per esempio una cosa, la costa africana, se uno la calcola dalla costa, dalla punta est alla, cioè dalla mia parte, dalla punta ovest alla punta est, è più larga per esempio della Russia,
Sì. Capito? La Russia, se non vado errato, Minchia, sono non circa sembra 5.000 km, proprio. l'Africa sono 7.000 km, cioè, per cui in realtà se è tutto completamente sfasato. Non so se hai mai visto le mappe, quelle ricordocate più o meno No, secondo. ci sono le mappe ultra realistiche con le No, che dimensioni. cercano però di correggere più o meno i volumi, cioè più o meno le aree più che i volumi. Non No. le hai mai viste? Allora, facciamoli No. vedere un attimo. Vabbè, cioè, tanto perché a sto punto mi acculturo in diretta. Adesso dopo questa cosa dico, sono un buffo nuovo. Mappe ricorrette. Voi Non lo so, sto cercando le così. Come conoscevate questa cosa delle mappe ricorrette, si chiama? ragazzi? Relazioni corrette, se io ho cercato così. Mappe corrette con grappa, diciamo. Mappe ricorrotte. Mappe corrette, come si Mappe chiamano? corrotte. C'hanno un nome quelle mappe. Mappe corrette non esistono, però ci stanno. True Size of, una mappa interattiva mostra le reali Ecco, dimensioni. per dire, qui ci stanno Cartografa, alcuni. vediamo. Mettili pure loro, non so se Sì, loro ci sono. è quello. No, non ci sono. Difatti, ora li metto. Era per dare prima. E io non ho capito a cosa ti riferisci. Praticamente sta dicendo Puno che hanno fatto recentemente delle mappe più accurate Beh, da un po' di tempo. Perché noi abbiamo, avendo la curvatura rispiega. terrestre, che terrestre, più si arriva verso il polo, più si allargano le aree tendenzialmente. Per cui noi abbiamo gli Stati Uniti d'America che sono giganteschi. Poi guarda caso, è proprio l'Occidente, il mondo nord occidentale essere gigantesco. Però, tendenzialmente le parti più ci si avvicina al polo, più si ingrandisce, più si avvicina all'equatore, più si rimpicciolisce. Tu non hai capito niente in tutto Sì, sì, questo. sì, sì. Più Per esempio, questa è la Russia. Cioè, si ingrandisce, più si rimpicciolisce. La si stessa vede. situazione del mio bene, in un certo Cioè, noi senso. abbiamo. Questo è il Congo. Per dire. Cioè, il Congo è grande Quanto quanto l'Europa, praticamente. dall'Italia alla Danimarca. Cioè, praticamente sono degli accostamenti che ti fanno capire le No, in reali realtà dimensioni. c'è una mappa, ma non la fanno vedere, non so per quale Qua motivo, perché porto non la solo degli trovo. esempi, quindi diciamo che. Ci sono degli Per accordi, esempio, questa è la ok. Groenlandia, cioè che noi siamo abituati a vederla gigantesca. In alto, quindi non Questo te è la il caghi Perù. manco. Il Perù, minchia, ma il Perù è tipo tutta l'Europa, ma che Capito? La Colombia. Cioè, che se porca uno mette la troia. mappa generale, il Vabbè, Brasile, cioè guarda, in Brasile è è mezzo più di mondo. mezzo mondo, Cioè, cioè, ho capito? capito cosa intendi, cioè effettivamente non le avrei mai considerate. Per esempio la Russia invece ne esce più piccola, nel senso che io mi immagino la Esatto, Russia tipo perché è più vicino al polo, però diciamo, vediamo se ci stanno sulle immagini delle La mappe. mappa Eccola, per corretta. dire, questa è una. Che non mi fa aprire, Non ovviamente. hai cliccato bene. Ma sono tutte Eh allungate. sì. Queste Sembrano tipo le modelle di Armale. cercano, ma sono orrende queste mappe. Questa, Oddio, per che esempio, cerco di brutta! metterla un Ma è po' più in alto. bruttissima. Sono brutte, però per esempio già cerca di ricorreggere un pochino, ma guarda quanto è grande l'America rispetto alla classica mappa del mondo in cui l'America è gigantesca. Vediamo se vedono loro in controllo, ragazzi, Loro dovrebbero vedete? vedere a partire da qua, difatti. Vediamo. Vediamo un attimo. I draghi, diciamo, aspetta, cosa è successo? Ah no, perché stavamo da prima. I I draghi draghi, diciamo diciamo che che. Vai, non vai. c'erano, ma c'erano i pterosauri, creature alate di 5 metri. Lo pterodattilo tipo. Ah, Mappa del Fierobecco, ciao Mercatore. Fierobecco. Buondì Pirobecco, Prova a mappa del cercare mappa del Mercatore. Mercatore. Allora faccio io lo spiegone. Ah, ok, no, scusami, niente Vai, spiego. vai. No, dico lui cioè stava scrivendo il Leggi. problema. Faccio io lo spiegone. Ah, non ce l'ha fatto ancora. In Groenlandia ci sono i condizionatori gratis. Ah, questo volevo leggere. Ok. Ok. La mappa del Mercatore. mappazzone, vediamo. Sto scoprendo veramente oggi una puntata Reeducational Channel. Mercatore? Mercatore. Proiezione cilindrica 100 gradi. Ah, ma queste quelle vecchie. Ah, ma questo è old. Perché Fierobecco stavamo parlando del fatto che il Gran Puno diceva che hanno fatto delle mappe nuove dove si vedono le Ma in dimensioni realtà aggiornate. è pieno di mappe. Per esempio, c'è una mappa che io trovo bellissima, però non è facile da trovare, che è la mappa che prende gli oceani come punto di riferimento e non le terre emerse. Quella è molto figa come mappa. Ok. Vediamo Va bene, mappa. questo io non so niente di queste cose. Mappa Magari oceanografica, non c'è. oceani.
Non la trovo, e ti ho detto non era facile. Una volta l'ho trovata, era molto bella. Sostanzialmente prende come centro gli oceani, per cui riesce a vedere tutti i continenti assieme, ma visti da sud. La cosa più simile che c'è qua è tendenzialmente, l'avevo vista questa, però immaginatevela aperta. Ok, National Geographic. Vediamo se questa. Ecco, per dire, questa è una mappa oceanografica. Che era Ok. figata, perché effettivamente non Sì, vedi la sti cazzi terra, della terra. Ma però è figo perché la che è vedi. una GIF, tra l'altro. Sì, perché si vede che ti fa. Si sta animando. Si sta animando. Ok. Vai, torniamo Allora, sì, a. praticamente non so un cazzo di queste cose, però no, in realtà il sito è truesizeof.com. Com. Eravamo il Quello è quello primo dove dove puoi eravamo arrivati. compararle. Sì. Size off è quello dove puoi compararle e muovere, che è molto figo. Mentre mi serviva proprio la mappa, quella che. Perché poi ce ne sono diverse, perché non potendolo fare, non è che dici, ah, questa è più vera. Perché è Sì, un'operazione qualcuna impossibile comunque. rendere le cose, per cui alcuni lo fanno in una certa maniera, altri in lunghezza, è complicato. Grosso modo, comunque ho capito cosa intendevi. Allora, io e il Puno abbiamo pensato oggi che ci sono anche delle mappe che non rappresentano questo reale di merda, queste cose reali, ma abbiamo pensato già parzialmente potevamo andare su questo anche dalla questione della mappa astrale, perché l'abbiamo intesa come la mappa degli astri, però c'era anche la mappa Ma ne astrologica. parleremo, sì. Sulle mappe che non sono più solamente una rappresentazione geografica, ma sono mappe dell'immaginario, cioè Mappe mappe che fantasy. rappresentano, esatto, rappresentano qualcosa di reale ma anche qualcosa di immaginario, oppure mappe totalmente immaginarie. Barbug. Allora cerca Real Country Size World Map su Google Images. Va bene, lo facciamo, ci torniamo Sì, dopo. poi ci Ci torniamo. torniamo dopo. Allora, quindi pensiamo, per esempio, aiutateci anche voi a pensare delle mappe famose fantasy. Però, che c'è questo? Sì, se vi Ok. vengono in mente cose, Sicuramente io partirei da una che tutti abbiamo presente. bravo, io partirei pure da quella. Allora, che mappa è questa? Che mappa è? Cioè, basta leggere, quindi non c'è nessun rebus da risolvere. Partiamo dalla mappa del Signore degli Anelli, La dalla terra di mappa mezzo. della Terra di Mezzo dello scrittore E Tolkien. si trova in Arda. Allora, praticamente, ora magari scendiamo nei dettagli, però visto che genericamente questo è un prototipo, la mappa del mondo delle Abyss, anche ci torneremo, non è vero, questo è un prototipo della mappa nel mondo fantasy, nel senso che in genere lasciamo perdere, cioè teniamolo in considerazione, però le mappe fantasy come ve le immaginate? Ve le immaginate, diciamo, in genere su delle pergamene, su delle pergamene di color seppia, un pochino sbiadite. Io me l'immagino così a livello Beh, ormai. dico a livello di immaginario fantasy, me l'immagino una pergamena e mi immagino, diciamo, all'incirca questi colori con le montagne disegnate prevalentemente i rilievi montani, i rilievi di montagna, i fiumi, Sto cercando una le foto. coste, e quindi praticamente la mappa del Signore degli Anelli rappresenta un po' la mappa fantasy per eccellenza, cioè proprio quella che ha fatto scuola. Se voi, per esempio, comprate nelle le edizioni del Signore degli Anelli, per esempio quella Bompiani, o per esempio comprate anche, parliamo di un'altra saga fantasy, le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, adesso cercano di allegare queste mappe. Perché in qualche modo nel mondo fantasy la mappa è un elemento fondamentale. È un elemento fondamentale, per esempio, tutti i nerd avranno fatto questa cosa almeno una volta nella vita. Quando nel Signore degli Anelli, diciamo, i personaggi vanno da un punto all'altro, sia nel film che nel libro, si cerca di, quando si chiacchiera con amici tolkieniani, di dire: ma quanti giorni ci avranno messo? Ma è realistico che ci hanno messo questi giorni? Ma da dove Sono sono visto circa passati? 6 mesi, se non vado errato. Quindi, diciamo, introduco, ti lascio la parola, però la mappa nel fantasy, e questo per me è un prototipo, diciamo, ideale, Allora, prima che reagiamo, no? Prego, la prego, vai. proiezione di una mappa si basa. Ora sarò pesante, però mi hai lanciato una palla. La proiezione di una mappa si basa su uno di tre fattori: area, distanza tra due punti e angolazione, conformatura. Ogni mappa può essere rappresentata solo in base a uno di questi fattori metrici. La mappa di Mercatore, ad esempio, rappresentata per angolazione, la mappa di Mellowide o Mellowide,
Mollweide o Mollweide sarà tedesco, non lo so. Mollweide rappresenta le aree accuratamente. Rappresenta le aree accuratamente. Beh, ora dico un'altra curiosità del giorno. Com'è che sono tutti preparatissimi sulle mappe? non me l'aspettavo. Non bene le mappe, non va così. Sì, dire. La community proprio le mappe. Generale, ora ti farò da animale totem, da animale guida e ti dirò. Lui lo dice sempre, lui che ama ste cazzate come me, ti dirò una curiosità meravigliosa che a nessuno interessa, ma a me sì. E la dirò cercando di renderla il meno noiosa possibile. Ci sono poi alcuni modi per rappresentare le mappe rompendo però la spazialità delle ellisse, come la Buckminster Fuller's di Maxion. Ah, di Luigi di Maxion. Dove il mondo è rappresentato con poliedri. Beh, è che devi rompere lo spazio non euclideo. Cioè il problema è cioè lo spazio non euclideo, tra virgolette, della sfera. Poi riportata su un piano, quello è la cosa che rompe, che non è un Pokémon, lol. Ti dico questa curiosità, vi dico tutte queste curiosità, che è un po' un dettaglio, una cagatella, però è interessante. Tu hai detto la proiezione di una mappa. Da dove viene la parola proiezione, ossia proiettare, cioè buttare a, cioè buttare dinanzi? E, la cosa interessante è che viene da Tolomeo. Il nostro amico Tolomeo, quello che ha detto che, vi ricordate, regà, no, il sole non gira, sta il giro attorno, parlava così Tolomeo, sì, poi attorno alla terra, è Tolomeo, è il sole, il nostro amico che dice sempre anche sul suo canale, seguito la Tolomeo, va bene, perché effettivamente è proprio così. Certo, certo, Tolomeo, salutiamo tra l'altro, così come Leopardi, mio cugino. Tolomeo San! Tolomeo! Tolomeo della Burtina. Tolomeo inventa sostanzialmente le prime proiezioni. Per esempio, le nostre mappe contemporanee sono tolemaiche da parte a parte. Una delle cose principali che ha inventato Tolomeo, per esempio, sono i paralleli meridiani. Quindi, per esempio, già il rappresentare tramite paralleli meridiani è una proiezione inventata da Tolomeo. Però Tolomeo non le chiamava proiezioni, queste cose qua, le chiamava modi di conoscere. Questa è la cosa poi importante. Modi di conoscere. Modi di conoscere. Diceva, il modo di conoscere di Atene, di Alessandria, il modo di conoscere per lui era questa visione. Cioè, quando lui proiettava in mappa Atene, diceva, ottonale, ecco, diciamo. Tieni questo modo di conoscere di Atene numero 3. Lui diceva, il modo di conoscere, sì, perché tu potevi avere una mappa anche vista da altre altezze, cioè non è detto che la mappa sia sempre vista dall'alto, questa idea. Ok, ok. È molto tolemaica, che lui di fatti chiama modo di conoscere nello specifico. La figata qual è? Che Tolomeo viene dimenticato come tanti, per poi essere recuperato nel 1400. Ma nel 1400 i primi a tradurre Tolomeo dall'arabo saranno gli spagnoli. Cioè, nel senso, arriva Tolomeo, eccetera. E che cazzo di parola scelgono per tradurre modo di conoscere? E qui c'è la cosa fichissima: proiezione. E uno dirà, vabbè, ma che cagata è? La proiezione lo metti, ma invece da dove lo prendono sta parola proiezione? Se lo sono inventata e l'hanno rubata dalla geometria? No, l'hanno rubata da l'alchimia. E la proiezione era una tecnica che si utilizzava per ipoteticamente riuscire a trasmutare il metallo povero, grezzo, in oro tramite l'uso di polveri, e questo era l'uso della proiezione. Quindi la cosa fichissima è che la parola proiezione nelle mappe, ossia cambiare il mondo così come lo conosciamo a visto dall'alto, per i dotti umanisti rinascimentali del 1400 era un'operazione alchemica di trasmutazione. Quindi cambiare la visione del mondo era cambiare magicamente tutto. Che cazzo di figata è? Non lo so, tu ti stai fomentando. McCarthy ti sta fomentando. È troppo picco, ma una figata! Cioè, tutti noi maiali normali ci siamo spenti in questa... Bello. Ma quindi Tolomeo è... Ma che cazzo fai? Ma sei impazzito, hai lanciato i popcorn nello studio. Quindi Tolomeo, diciamo che è una sorta di alchimista di Stato, proto-alchimista di Stato. Ma difatti ne parla anche Edward Elric. Elric. Per ringraziare il Gampone, è stupendo, ragazzi. Ma che stupendo di cose! È una palla assurda! Cioè, io devo pagare, farlo in puntata e poi reagite così. Ma che stiamo scherzando? Ho detto che era una figata totale. Va bene, ok. Non lo sapevo. Cioè, in realtà sì, me lo sapevo, come perché prima. Però me lo sapevo in generale nella vita. Prima qualcuno ci ha chiesto. Perché stavamo parlando delle mappe dell'immaginario, se esiste una mappa di Star Wars. Marco, sai che non ne ho idea, perché non l'abbiamo, sì, magari, non lo so, in realtà, in episodio
Quale? intanto. In episodio... Dov'è che lui va dai due? La guerra dei cloni. In episodio 2, loro fanno vedere la mappa delle cose in cui lui cerca, c'è il pianeta mancante. Non so se ti ricordi. No, onestamente no. Cioè, non mi ricordo una scena nei film in cui si vede. Forse si vede sì nei computerini. Sì, no, si Allora, vede proprio una 3D che si fa... andiamo alla vecchissima Vai, vai, old schermata reaction. del passato. Ma forse può essere una cosa così. Cioè, con i pianeti, capisci? Cioè, nel senso Però che vedi, qua. c'è Yaku, ci sono Cioè, effettivamente. una mappa intergalattica, diciamo, ci può essere di Star Wars. Perché dipende da che pianeta è, ovviamente. Quindi non è che c'è una mappa dei singoli pianeti. The No, però c'è tutta la galassia. Fico. Galaxy. Sì, quindi una mappa cosmica. Non lo sapevo, vedi, è stata una bella Va curiosità però la mappa di Star Wars. Comunque, andiamo bene. avanti Sì, stavo sull'horror. dicendo appunto la mappa fantasy. Vabbè, se non c'è. Io c'ho un botto da Non hai dire. da aggiungere. Eh sì, perché io volevo dire qualcosa, però. Tendenzialmente la questione, vabbè, qua non so quanto voi potete vedere bene, però riconosciamo alcuni territori, Rohan al centro, Mordor a sud-est, C'è Isengard. Isengard, quindi Sud-est c'è Mordor. diciamo che stavo dicendo il fatto che... Nord-ovest la contea, nonché a nord-nord, in realtà lì ci stanno le terre di Angmar tempo fa, però ci sta Erebor, il Bosco Atro, eccetera, quello che poi sarà l'avventura di Bilbo Di nell'Hobbit. Bilbo. Sì, stavo dicendo il fatto che, diciamo, secondo me questo è un prototipo della mappa fantasy, nel senso che quando ti immagini una mappa fantasy, ti immagini, diciamo, qualche cosa. Perché, per esempio, quando si, anche, ne so, in D&D porti una mappa, si ha sempre questa idea che sia una sorta di color seppia pergamena, di pergamena vecchia, sbiadita, dove in genere ci sono le coste, i fiumi, le montagne, minimo. Ogni città è rappresentata, che ne so, da un simbolo. Per esempio, che ne so, la torre, c'è la torre Va di bene, forse va Isengard. bene. Sì, nel caso per esempio di Mordor, se vedete Mordor è come se fosse una sorta di gigantesco accampamento, perché c'è questa, diciamo, questa confine che la fa sembrare proprio difficile entrare, una sorta di roccaforte naturale per come è Beh, sì, disegnata. c'ha i monti, cioè nel senso c'ha Kirithungol, cioè nel senso Sì, anche è per esempio Marco materiale. dice Skyrim, Oblivion, però secondo me questo si rifanno tutte a Difatti questa. l'abbiamo pensato, Forgotten suggerirà di Realms. prendere Forgotten Realms, ce l'abbiamo tra Ne abbiamo poco. un'altra. Tu dimmi qualcosa su Tolkien se vuoi, Noi sulla abbiamo per geografia. esempio preso quella di Golarion, cioè quella di Pathfinder, però abbiamo in mente anche Forgotten Realms, diciamo che con Golarion abbiamo di più da parlare. Ma intanto la mappa di Mordor, cioè di Mordor, della Terra di Mezzo, è fondamentale nel senso per le mappe fantasy a venire perché dà sia il come saranno disegnate le cose, cioè diventa una cosa fondamentale, cioè nel Io senso per è il esempio... riferimento più totale. Io qua volevo fare una cosa su una mappa che non abbiamo in realtà, che è la mappa di Arda, ossia del Del mondo mondo, se di vuoi no, no, cercarla... no, non è importante, però qui volevo raccontare una cosa per chi non avesse letto il Silmarillion. Tu hai mai letto il Silmarillion, Sì, Bufu? io recentemente per cose insieme che non spoileriamo, però che vedranno, però l'ho letto perché mi interessa. Proprio mi interessava capire dove erano ambientate le vicende di questa nuova serie di Amazon, e qua non si vede, cioè è un'isola in basso a sinistra dove ci sono le vicende, però nel Silmarillion c'è uno scorcio più ampio di questo, Perché dipende anche da no? quando, perché prima sono cadute le terre, qui ci sono delle terre, cioè in realtà prima c'erano più terre che poi ha fatto Tra cadere. l'altro posso dirti, perché mi interessa, però dimmi se non dico una cazzata enorme, però sono rimasto di merda, nel senso che quando tipo ho visto la mappa del Silmarillion, del ricavato del Silmarillion, cioè io ho sempre letto come una cosa poetica, tipo nel Signore degli Anelli, alla fine quando dice andremo nelle terre dell'Ovest, È quello che dirò, è quello che volevo dire. ma in realtà era vero, cioè ci sono davvero, cioè ci sono rimasto, tipo io pensavo che era una grande metafora di Tolkien, invece esistono, Non sono solo lì, esistono, cioè no, questa... non sono solo lì. E questa è la cosa geniale di Tolkien. Valinor, le terre a ovest, le terre immortali da cui vengono i primi elfi, da cui sono là per poi spostarsi nella Terra di Mezzo, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, secondo me, fantastica che crea Tolkien. Perché? Perché solo gli elfi sanno tornare a Valinor, ma tu dici, ma che ci vuole? Prendo una barca e vado. E invece no, perché che cosa succede? La Terra, per Arda, è un mondo piatto, non è un mondo Ah, sferico. vedi. È un mondo piatto.
Però, quando accade la seconda guerra dell'Ira, cioè la prima guerra dell'Ira, eccetera, eccetera, che cosa accade? Che per evitare di conseguenza agli altri di andare verso Valinor, l'Ulúvatar, ossia l'ultima grande azione che farà, ossia diciamo il dio onnipotente del Mega mondo Dio. di Tolkien, curva la terra. Quindi la Hai rende capito? sferica, però se questo era il piano, mettiamolo così, e qui c'è Valinor, lui fa questo, ma Valinor rimane qui. Per cui crea la linea dritta. Cioè fa Cioè, mi questa stai dicendo cosa. che è come se Tolkien avesse tematizzato il passaggio da terra piatta a terra sferica, Sì, dandogli un senso di esatto, divino, planare e teologico. soprattutto planare, perché se Fantastico. qui dove c'è il mio dito c'è Valinor, lui fa la terra piatta, ma Valinor rimane qua. Quindi l'unica Ok. maniera per raggiungerlo è passare dalla mia nocca al dito, cioè quello che lui chiama nel Silmarillion la strada diritta. E solo coloro che sanno qual è la strada diritta possono ritrovare la strada diritta e navigare fuori dal Certo, tempo e dello spazio, cioè certo. sostanzialmente extraplanarmente, nel senso reale, il piano sferico che rompe andando su un piano La terra piatta è solo per gli bidimensionale, eletti. cioè per raggiungere Valinor. Io la trovo una cosa fichissima, cioè la strada diritta, ragion per cui non è che tu prendi la barca e dici vabbè vado a Valinor, tanto che è tipo gli Stati Uniti, alla fine il cazzo, stanno dall'altro, stanno in un altro piano, è un macello. Beh, sono sicuro che questo aspetto con la serie, diciamo, saremo molto familiari perché ho visto per esempio negli speciali fatti da Prime Video, che Io non ho sono anche visto, ma per quello che su mi sembra di. YouTube, ci sono questi, diciamo, gli esperti, i nerd intervistati che dicono: no, vedete la mappa, c'è questa isola fondamentale, ci sono le terre dell'ovest, le terre dell'est, c'è tutto un Ma continuo. quindi è pre la curvatura, questo sto Sì, dicendo. perché comunque vanno continuamente da est a ovest, quindi non c'è un'irraggiungibilità nella seconda era, o comunque come la descrivevano. E quindi comunque è interessante, però ritorneremo su questa cosa della mappa di Tolkien. Chiedevano se c'è Leggi la tu. mappa di Arda, chiedeva Jarrah se c'è la mappa di Arda, non so, cerchiamo al volo? Vuoi cercare la mappa di Arda? Puoi cercare la mappa di Arda. Visto Vediamo, aspetta, che... però voglio leggere prima che cosa dice. Vedi Parla un di po' Maggio tu? d'Occidente, ma Igolarion. Guardarion adesso ci andiamo subito dopo Ah, questa. sì, poi ora lo vedremo. Marco Vabbè. dice: L'Hobbit è un bel libro, ma trovo Il Signore degli Anelli più bello. Noi stiamo pensando da un po' di dedicarci proprio immersi, cioè Sì, del sì, tutto sì. a Tolkien. Mo ad autunno faremo Ad proprio. Ad autunno autunno, faremo proprio un tutta la bel parte su Tolkien, approfondimento. sì. Anche perché L'Hobbit è un libro scritto in chiave fiabesca, mentre Il Signore degli Anelli è un racconto epico. Sì, tendenzialmente, anche se Tolkien stesso diceva che non era epico perché non voleva quello, però secondo me sì, alla fine. Tant'è che in inglese è molto meno epico. Però sì, cioè, ovviamente l'Hobbit è una favola, ma il bello poi dell'Hobbit, secondo me, che è molto più un racconto. Jarrah dice che ci ha messo 14 anni a scrivere sui Signori degli Anelli. Marco tira fuori la Rowling. Io credo che sia molto più probabile vedere una mappa del castello di Hogwarts. Però non so se la Rowling ha un world building al di là di Hogwarts. Cioè, sicuramente ce l'ha, però non credo che ci sia una rappresentazione di tutto il mondo. Non ho idea di cosa sia il mondo fantasy della Rowling. E la mappa dal punto di vista dell'oceano, vabbè, questa è una cosa che ti ha Ah, dato. grazie, poi me la vado a vedere, è quella che. Ok, Gerra chiede, va bene. Quindi Andiamo cerchiamo a al volo la cercare mappa di Arda, Arda. Aspetta cerca Arda. che metto i Vabbenigi insieme a noi nella vecchissima Old schermata. Rec. Va bene, ninja avventurieri, torneremo da Namek. Ecco. Arda, Arda, questa? Sta schifezza? No, aspetta, Bella. Metti forse era meglio prima. Ragazzi, qua Arda abbiamo... Tra Tolkien l'altro questo è se Steam, quindi è uno che sta vendendo come videogioco la mappa di Arda. Mappa Arda Tolkien World, vabbè. E questa è Arda, quindi praticamente questa... Allora, questa al centro è l'isola fondamentale per... O questo qua dovrebbe essere per l'energia del Ma potere. Ma qualcosa, metti una la cosa immagine di migliore? Arda, metti ma cerca Arda Tolkien. Ah sì, però anche mappa c'era. Tolkien mappa Farda. C'era là. Ok, per dire lì a sinistra ce n'è una. Lì a sinistra, la prima a sinistra. La prima a sinistra. Questa, Questa? per Sembra un po' dire. la mappa reale, però, eh. America, America del Nord, America del Sud, ma sei sicuro? Non mi sembra.
ma sono Fatta malissimo. Fatta malissimo. cercando, vediamo, apriamo l'immagine. Ma non è Signorinelli, questa è l'ultima tour dei miti del nazismo. Che Sto cazzo cercando. sei? Non è Signorinelli. No. Questa è la mappa mitica di Thule. Thule è, diciamo, No, 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 un'isola no, no. mitica Però no, dice la mappa dell'immaginario. di Arda e non lo so, non la trovo una che sia. Scusami, Middle questa qua antica. Voglio solo dire che è questa. Earth, eccola qua. Beleger. Credo che sia cioè, questa la. O quest'isola qua. Comunque nell'isola dei primi uomini, una cosa C'è del genere, si Beleriand. ambientano le vicende della serie nella seconda era. Però so, in teoria queste sono le terre dell'Ovest, no? Questa è la terra di mezzo. E queste sono le terre, come sono chiamate qua? Un Undying Vinland. Land, le terre delle immortali, le terre Le immortali. terre Sì, immortali le chiamano. Quindi valido. abbiamo proprio molto semplice le terre dell'Ovest, la terra di mezzo e l'isola Sì, che poi della dico, serie ci sta. Amazon. Beh, perché non so se è quella di. Vedi, qua ce n'è altre. Grosso modo si può dire che Arden Tolkien è bimondo, cioè Però bicontinente, cioè dipende, no, per quello sono voglio dire è grossi che due, no? a bicontinente, ma il punto è che secondo me è più Terra complesso di di così. merda, c'è Terra scritto. di merda, terra di Questo in merda. italiano, terre imperiture e terra di Sì, o mezzo. terre immortali vengono anche Il chiamate. grande golfo, il grande mare, va bene? Perché qui c'hai. Allora, il problema è che a una certa cade tutto. Guarda che bello, Ekaia il mare accerchiante si chiama. Cioè, quello che voglio dire è che a una certa ci sta una specie di diluvio Sì, universale poi che divide ovviamente. tutto e cade tutto, per cui l'isola sprofonda, tutto Sì. qua sprofonda, per cui la terra di mezzo viene ridotta di metà. Infatti credo che la cosa arrivi fino a quando sprofonda l'isola, la serie. Purtroppo. Ah, la parlano. E se passi a Roma, Arda è la terra. Purtroppo non viaggio spesso, Terre de Uno. Vabbè, tendenzialmente però sì, effettivamente poi succede quella cosa che dici tu, del fatto che quella a sinistra rimane con questa questione del planare La che dicevi dritta, no, prima. e poi dico, e poi crolla mezzo mondo, cioè nel senso tipo Atlantide, cioè Sì. Quindi sprofonda. questa particolare che stiamo vivendo è un particolare Questa della è la Terra di terra, no, mezzo. questa è la terra di mezzo, cioè quella Ok. parte del continente, che è quella, le vicende poi che si svolgono nel Signore degli Anelli e nel Silmarillion anche nel Silmarillion in realtà quasi tutto avviene qua. Sì. All'inizio avviene a Valinor, eccetera, però poi quando gli altri se ne Tipo daranno qua, Melkor per esempio se ne andrà di qua, quindi. quando c'è il mega elfo che raduna le truppe per andare contro Sauron, c'è tutta una vicenda, no? E si cerca, cioè nel Silmarillion a un certo punto c'è un principe elfico che cerca delle truppe per andare contro Sauron, mi pare. C'è Fingolfin. No, Fingolfin, esatto, quello che è praticamente contro Sauron, contro Melkor. contro Melkor viaggia attraverso la Terra di Mezzo per mettere sopra un esercito insieme a quelli che hanno giurato la Sì, ma vendetta, allora per la cosa è che gli no? elfi si separano, ci stanno Feanor, c'è cioè una certa si Ci sono dividono quelli che per rimangono da quelli che una rimangono da parte parte e quelli che decidono di viaggiare. perché una cosa mi sono documentato, però appunto ne dedicheremo delle puntate, però il fatto che appunto questa scissione elfica è legata anche al senso che ha una parte che donano una parte degli elfi alle terre imperiture, cioè per alcuni elfi le terre imperiture sono una cosa, per gli altri elfi non hanno questa cosa delle terre No, imperiture, rispetto al valore che gli ma danno. difatti cambiano così come gli uomini, per esempio, vengono da est, per quindi cioè è tutto La mappa di molto. Jurassic Park non lo so, però il Grand Pool l'anno scorso era talmente familiare con la serie, quella là di Netflix, che sapeva tipo tutti i camp a memoria, ti ricordi? Allora, fammi vedere. Aspetta, stavo cercando di recuperare qua. Sì, così poi Terre di passiamo. uno, difatti, The Shire diventa l'inglese. Difatti, riconosce la Calabria, eh? Io Si ricordavo la riconosce? Terra e Mezza, in realtà era l'antenato dell'Europa. Difatti riconosce la Calabria, The Shire diventa l'Inghilterra, Gondor la Grecia. Grecia. Ma guarda, io quello che so è che Tolkien ha detto che lui voleva dare un mitologema all'Inghilterra, però non ha mai detto che era un mondo prima del nostro e quindi noi non ha voluto fare una cosmogonia, non so come dirlo, una mitologia della nostra realtà. Anche Cioè, mi sembra. perché palesemente, diciamo, l'immaginario da cui attinge è anche
molto tedesco, quindi, wagneriano. Sì, per quanto in realtà attinge a molte cose, tant'è che The Shire, lui l'ha detto proprio, è palesemente l'Inghilterra, certo, con sì, gli inglesi, così come degli scritti recenti tirati fuori da Christian Tolkien hanno dato sull'idea che Gondor, per esempio, in realtà più che Gondor, Minas Tirith, quindi uh-huh, la città bianca città, sia per esempio Ravenna. Ah sì? Quindi pensa la bianca po', città, quindi, beh, intesa come la vecchia capitale. Ma io, per esempio, con un amico che abbiamo in comune, abbiamo sempre avuto la teoria, per esempio, che Gondor fondamentalmente è Roma. Con Roma intendo non Roma la città, però è la Roma che frena qualsiasi cosa venga giù. Cioè, nel senso, venga, è quella che frena storicamente la venuta del male, l'avanzata delle sì, orde, le orde di, in questo caso, Mordor, nella realtà storica, diciamo, del Medioevo o dell'antichità, non so come dirlo, dell'alto del Medioevo. Come stava facendo Gerard, cioè cercava di riconoscere delle geografia reale nel fantasy. Politicamente è molto tipo Roma in quel senso, cioè fa da muro, cioè quello che fa sì che si blocca e Mordor non entri mai. Però appunto pare che Minas Tirith si sia ispirato a Ravenna come città, che poi ricordiamo ex capitale occidentale dell'Impero d'Oriente, per cui comunque non era una bazzetta. Beh, comunque è normale che anche l'immaginario, diciamo, geografico cittadino fantasy emerga da una base di esperienza reale degli autori, sì, che lo fanno, no? E la mappa in Jurassic Park, quindi dicevo che tendenzialmente ci sarà dell'isola Nublar, mi ha fatto venire in mente la teoria secondo cui l'Iliade, secondo alcuni studiosi, sarebbe inventata in Danimarca e non in Grecia. Dice MacArthur, non la conosco questa teoria. E se nasce una bambina poi la chiameremo Gondor. McCarr, oh ciao Stockholm, ben tornato nelle fogne. Cos'è del ritardo? Avevo perso la mappa. E il nano nel film a un certo punto dice nel Signore degli Anelli: questa è una città di morti viventi. Qual era? Ve la ricordate? Moria? No, in realtà Moria le dice: questa non è una città, è una tomba, dice Gimli. No, dice Boromir, dice Boromir. Questa non è una città, non è una miniera, è una tomba, però non so se è quello che ti riferisci. Perché Marco, perché lui va tendenzialmente lo vedi, se guardi l'Hobbit e guardi il Signore degli Anelli, vanno nello stesso posto, però lì la vedi, diciamo. No, nell'Hobbit non vanno mai a Moria. Non vanno mai a Moria in Hobbit. Però allora mettiamola così: già nell'Hobbit si vede una città, una civiltà nanica in forte decadenza. Beh, c'è Erebor. C'è la montagna. Il ritorno a Erebor. Però Erebor, per esempio, soltanto all'inizio dell'Hobbit si vede quando è popolata dai nani e c'è il re. Invece Erebor in tutta la sua magnificenza all'inizio. Quello che voglio dire, in realtà la narrano, ma quello che voglio dire a Marco è che a livello temporale, nel Signore degli Anelli, questa decadenza è ancora di più, perché è passato ancora più tempo. Quindi i nani sono ancora più inculati. Cioè, Moria, quello che magari lui chiede è che Moria una volta non era così. Moria una volta non c'erano le merde, il Balrog, i goblin, le cazzate. Moria era fica, Moria era abitata. Beh, il fragello di Durin, sì, cioè intanto 60 anni dopo il Signore degli Anelli rispetto all'Hobbit. 60 anni dopo l'inizio del libro, perché poi da quando Frodo fanno il compleanno passano altri 17 anni a quando Gandalf ritorna e dice Frodo parti, cose che nel film te la risolvono come in 2 giorni, ma in realtà sono 17 anni e mezzo che partono. Quindi si vede, per esempio, una cosa figa quando vanno, sempre per immaginario geografico cittadino fantasy, quando vanno nell'Hobbit Erebor, si vede per esempio che come orchestrata, tu riconosci e si vede anche la tristezza dei nani, il passato, i fasti del posto, il fatto che geometricamente conteneva, lui gli dice guarda qui c'erano tavolate, le cose, c'era il re, sì, sì. E si vede questa grandezza sprecata che dove rimbomba questa solitudine. Questa è una cosa molto bella, tra l'altro, no? Secondo me, che Tolkien ha messo dei nani, che mi ricorda un po' tipo la questione della diaspora ebraica, nel senso, come ispirazione per cui i nani. C'è una canzone che vi consiglio perché è meravigliosa, chiamata Song of Durin, che è la canzone di Durin, sostanzialmente, che è il capostipite, diciamo, di questo clan dei nani, e si narra, cioè questa cosa scritta da Tolkien che è meravigliosa, in cui narra l'ascesa e la scomparsa di Durin. Però mettiamola un attimo, perché almeno vedono bene.
l'ascesa e la scomparsa di Durin e lo fa ritmando le montagne. Quindi dice: le montagne prima erano piccole, così poi erano grandi, poi erano verdi e i tempi di Durin erano giusti, poi erano così, cioè, e fino a che diventano le montagne grigie e Durin non c'è più, e nel Mirolago, Mirromir in inglese, nel Mirolago riposa la sua corona fino a quando si sveglierà dal suo sonno e ritornerà a Durin. Quindi c'è questo, diciamo, popolo senza terra in Decadenza decadenza che abbandono. attendono il risveglio. In questo senso dice la diaspora ebraica, nel senso non hanno casa perché non hanno più i grandi terreni dei nani. E sono Senza terra, condannati senza che terra però e aspettano il ritorno di Durin, ossia del nano che si risveglierà e la corona attende in fondo al lago, che tra l'altro nel Signore degli Anelli lo beccano il Mirolago, che è dall'altra parte sì. di Moria, che è meraviglioso perché il lago apparentemente è talmente profondo da risucchiare la luce diurna e apparire sempre come un manto stellato, cioè riflette sempre il manto stellato, questo anche in pieno giorno, che è meravigliosa questa immagine secondo me. Marco però si riferiva alla frase era: troveresti più vite in un cimitero che in questa città. Dice, dove c'è il mago malvagio assistito dal mago bianco, non Gandalf l'altro, quindi Saruman, infatti già dice Isengard. Isengard. Quindi la frase è: troveresti più vite in un cimitero che in questa città. Dove si trova questa frase in Lotr? Già, non... Ma Secondo nel film? me, allora, onestamente Marco, secondo me è Moria quello che ti stai a dire tu. Cioè, non, perché queste sono le frasi che dicono quando entrano a Però Moria. Cioè, Isengard non è una città. Nel film. ma non ti ricordi se ha una cosa nanica, l'architettura nanica? Tra l'altro, bisognerebbe parlare anche dell'architettura del fantasy, che sono per Bellissimo. le Vabbè, tanto singole. stiamo nelle mappe, però. Io credo sia Moria, però ci Sì, perché quando dice è una documenteremo e. tomba. No, è che ti giuro, è che ho visto talmente tante volte il film che sono sicuro che, nel senso, mi ricorderei. Non è una città nanica, dice Marco. Non è una città nanica ed è una città dove si parlano del fatto che Troveresti più vita in non ci sia più cimitero vita. Quale cazzo può essere, che in questa città. Io non ho idea. Se boh? qualcun altro della chat viene in Ci mente. documentiamo, ci documentiamo. Comunque, questa era la cosa, diciamo, di Sì. Arda che volevo dire. E la cosa che, diciamo, per sunto, la cosa che più mi piace tenermi della sua mappa, intanto sono i disegni che hanno creato e generato effettivamente. Lo dice Gimli, la capitale di Rohan. Ah, Lo dice Gimli, la capitale di Rohan è Edoras. ok, quindi quando Edoras è entrano col a Rohan. Vabbè, palazzo d'oro di Meduseld. sì, anche Però. su Rohan dicono che cade a pezzi perché mo ci sono quattro cavalli. Cioè, ai tempi Rohan eravate fighi, ora siete che pezzi al culo. Quindi effettivamente ci sono queste frasi quando entrano anche su Dove c'è il Rohan. re sotto l'influenza è Meduseld, il palazzo di Meduseld. Però sono quelli di Rohan. Sì, il palazzo di Sì. Meduseld è il palazzo Sa di d'oro Rohan, del re di Rohan. Va di bene, grazie Gerra di averci aiutato Erebor. Fantastico, nella non mi ricerca della ricordavo. Lui dice: frase. Mago, dovresti vivere in un cimitero che è questa città. Ma in che contesto lo dice? Non mi ricordo. Comunque, lo andrò Andremo a vedere a la parte, ricercare, Marco. Lo andrò a ricercare. vediamo se questa pista di Rohan. Comunque, mi volevo tenere, diciamo, come sunto, la Vai. cosa che più mi piace è questa storia della strada diritta, che la trovo di una poesia meravigliosa, il fatto appunto che lui pieghi il mondo ma rimanga Valinor e non segua il piano, e chi ancora si ricorda come andare dritto e navigare dritto può percorrere questa strada diritta sapendo dove sta. È una cosa che trovo meravigliosa perché unisce un po' quello che dicevamo prima, appunto, la terra piatta, la terra sferica, e lui fa una bellissima crasi, secondo me, mischiando, diciamo, un modo realistico, tra virgolette, di una terra sferica con una cosa mitologica che però in continuità possa Una coabitare. strana stairway to Ibiza. Ok. Meduselle! Scusami, era per la morte di Theodred. Io andrei, cioè nel senso andrei Andiamo, avanti perché andiamo sennò è avanti, troppo eh Tolkien. sì. Allora io voglio dire una cosa. Vai, dici una Se cosa. puoi passare a quello sotto di questo. Praticamente che cos'è? Volario Che cos'è questa mappa? Allora chi gioca a Pathfinder o no! comunque diciamo che non andremo nello... Non andremo nello specifico, ma parleremo di Pathfinder insieme di D&D. Adesso recupero tra un attimo, così introduco. Praticamente un genere di mappe fantasy che si ispira largamente a Tolkien, ma anche ad altri classici del fantasy, ma soprattutto Tolkien, è il mondo di Dungeons and Dragons di In realtà Pathfinder. questo è il mondo di Pathfinder, nello Questo è specifico. il mondo di Pathfinder. Il mondo di Pathfinder si chiama Golarion. E noi diciamo abbiamo per anni, giochiamo tuttora, abbiamo giocato per anni a Pathfinder
Tendenzialmente molti di questi luoghi ti suonano familiari in quanto player di Pathfinder, e quindi pensavamo non possiamo non parlare dell'immaginario dei luoghi, l'immaginario geografico, l'immaginario dei luoghi di fantasy, e non menzionare il mondo dei giochi di ruolo, che comunque tendenzialmente guardando questa mappa noi già, questa è una cosa tipica dell'affezione del player, abbiamo dei ricordi con alcuni Beh, punti per esempio, una parentesi, specifici. Jarrah ha fatto una mappa per una campagna molto bella. L'ha Sì, ecco, alcuni master vogliono, diciamo, sì. proprio fatta a mano, l'ha disegnata, secondo me ha fatto un'opera fantastica. Ma io l'ho vista pure ed Molto era bella. meravigliosa. Diciamo che ci è capitato di giocare con master che creano, hanno il proprio world building, che creano la propria mappa. Tendenzialmente sono più le campagne che abbiamo giocato dove c'è un mondo personalizzato che è il mondo Beh, un standard. paio di campagne molto lunghe le abbiamo fatte anche qua. Però, diciamo, io ti volevo chiedere se ti va di condividere un ricordo di luoghi della tua carriera Pathfinderosa, D&Dosa. Io, per esempio, ce l'ho. Se vuoi parlare, se vuoi inizio Inizia tu, io. perché io ho parlato per un Allora, botto. una Ingolarion, noi Avarizia. abbiamo preso, diciamo, abbiamo attraversato vari punti di Ingolarion. E ne ho disegnato un paio d'anni fa, dice Gerard. Allora, tendenzialmente luoghi molto famosi del mondo di Pathfinder che forse alcuni di voi hanno incontrato, diciamo il Celiax, per esempio, è famoso. Il Celiax è un regno popolato da diavoli che in genere, diciamo, hanno come culto il dio Asmodeus ed è, diciamo, un dio legale malvagio ed è una località dove ci sono delle campagne interamente ambientata nel Celiax, ricorda un po', cioè è una società schiavistica, è una società dove c'è un impero che ricorda poi il classico impero del male. Abbiamo parlato spesso di questo fatto dell'impero, anche l'altra volta parlavamo dell'impero, l'impero di Star Wars, l'impero con l'immaginario, diciamo, nazista, che però c'è pure nel Celiax, colori, diciamo, disegni sul grigio, vestiti sul nero, corazze, borchie, no? Però, per esempio, c'è due cose, altre due cose. Un luogo sicuramente dove abbiamo passato anni della nostra vita è una piccola isola che però in realtà si dice nel manuale di Pathfinder che sia il centro di Golarion, nel centro del mondo. In questa piccola isola Centro dei Mari sorge Interni. Absalom, ho detto anche Absalom, se è la pronuncia corretta, che si può considerare la grande metropoli, la grande cosmopoli, la capitale di tutta Golarion, una enorme città dove si Beh, incontrano intanto è più razze, più complicato. culture, più cose, ed è quell'isola che si situa ad est su Nel quel golfo. grande golfo. E l'ultima cosa, così poi ti lascio la Vai, parola a te, vai. magari se vuoi Beh, dire un'altra è anche. l'Avarizia che ci abbiamo passato un botto. Ecco, sì, la Varisia, l'abbiamo passato un botto. La Varisia sarebbe, diciamo, il regno, il continente a nord di Golarion in cui si ambientano le vicende di Rise of the Runelords, che è una delle prime espansioni di Pathfinder. E a me viene in mente, per esempio, che cioè, puoi avere un'affezione con l'immaginario dei luoghi fantasy, anche magari che più, hai un'esperienza più personale perché sei tu che li rendi simbolici. Nelle prime campagne che ho giocato c'era un luogo che era menzionato pochissimo nel manuale che si chiamava l'Abbazia di Canto del Vento, che era praticamente un luogo, diciamo, dove si riunivano vari culti religiosi, una sorta di grande tempio. E a quei tempi, nella mia prima campagna, con il mio master di allora, divenne un luogo profondamente simbolico Tant'è perché, che Piero Becco ce l'aveva con te quello, il master ha fatto un po' un casino quella diciamo volta, che diciamo perché che eravate in due ad avercela quell'abbazia e nessuno dei due sapeva chi ce l'aveva. sì, quello che volevo dire è che, diciamo che L'avarizia al di là delle dice grandi città, al di là dei luoghi, diciamo, istituiti, famosi, dei manuali, in quel caso era un luogo assolutamente secondario, che però nella mia prima campagna divenne simbolico e c'era praticamente io divenni la badessa di questo tempio. E però Quindi adesso sentiamo la versione di Piero Becco. molto affezionato, molto. Sì, però dico, è un luogo, te lo ricordi, Fiero Biecco? Sicuramente l'abbazia di Canto del Vento. Io Dico volevo perché dire. dall'altra parte c'era lui che ce l'aveva, Sì, quindi questo mamma praticamente, fratello. come diceva il Groppuno, ci fu una sorta di confusione del Bug. master, per cui a un certo punto io avevo questa abbazia e Ce Piero l'avevo Becco, che giocava con pure. me,
aveva sabbazia, quindi c'era un problema. Il master ha creato due timeline che non erano compatibili. Però questa è l'idea, di chiederti se c'è un luogo caro a te, cioè non importa che ma sia. Allora, famoso, questa è la cosa. Intanto, prima di tutto, come funziona questa cosa? Questa è una cosa che io trovo molto bella, secondo me, per esempio, a differenza di Tolkien, per dire che giustamente si è creato la mappa e ha fatto tutto da solo. Una cosa fichissima che fa Paizo, per la struttura che ovviamente tiene Pathfinder, per dire, ma così come Forgotten Realms. Paizo sarebbe il mega azienda di Pathfinder. Che cosa fa che trovo fantastico? Praticamente, se io voglio scrivere di una piccola città in un piccolo regno che sta lì in alto a destra e voglio farla e loro me l'approvano, questa città esiste, la metto nel forum, se ci sono ipotetici forum o cose di incontri, sì. E lui dall'altra parte del mondo che sta in Messico dice che figa sta città, ma io ci metto pure il tabaccaio nella città, però ci metto anche un sottoimperatore che fa questo, e allora tutti nel mondo si coalizzano e iniziano a creare il mondo, e piano piano Paizo dice sì, va bene, questo possiamo renderlo canon, questo è figo, quindi il world building è world buildato dal world stesso, sì. Nel senso, il world builda il world building, sì. In questo senso, cioè il mondo stesso, io lo trovo una cosa fantastica, tanto che anche per ispirarsi, per avere delle idee su delle città eccetera, è molto bello leggerli i manuali, perché ti rendi conto che c'hanno delle idee assurde, è una perché c'hanno, ovviamente c'hanno miliardi di tizi che ci lavorano nel mondo con idee, ognuno con la propria cultura, con la propria lingua, che cercano di costruire questo mondo, che è una figata totale. È un enorme calderone di immaginario. Tra l'altro, recentemente ti stai spendendo, è proprio una fase dove ti stai comprando, sei appassionato di manuali, di Pathfinder. Sto prendendo perché sai cosa mi è presa? Una cosa combinatoria. Io nella mia testa volevo avere Bestiario 1, il manuale del giocatore e quello del Master. Quello del Master ce l'avevo già. Guarda tranquillo che... Vai. Senti. Mettici i logos grandi, se no. Sì, vai. Poi devo dire ancora una cosa. Vai. Però ultimamente sto prendendo un botto di manuali, perché purtroppo Pathfinder ha la seconda edizione, quindi la prima sta iniziando a essere fuori stampa. È fuori stampa. Okay. Ancora si trovano, però io, avendo quest'ansia bibliofila terrificante, e appena so che stanno iniziando a sparire le cose, devo iniziare a prendermene un botto. Quindi domani ne devo prendere altri 4. Tra l'altro. Ma cosa? Io l'ho detto a battuta, davvero sei così malato? Domani proprio già. Non è appena comprato. Domani ne altri 4. Ho capito, è stato 8 mesi. Scusate, ragazzi. No, ma questo tra l'altro Giarra mi aiuta, perché mi manda anche i link di quelli dove lo mandano usati. Mi tenta, però fa bene, perché la mia bibliofilia fa sì che io devo averli quelli. Poi non è che me li devo comprare tutti. Che stai guardando? Non mi viene un nome. Di una terra. Poi. Dimmi dove è, te lo dico. Ti dirò chi sei. Fantastica, spregiudicata, mi piace Marco come aggettivo per Golarion. No, guarda, volevo fantasia, dire, posso, fantasia, posso? Vai. No, per esempio, una località tipica di che tutti incontrano, cioè io ho detto, abbiamo detto Absalom, abbiamo detto l'Avarisia, abbiamo detto il Celix, un'altra tipica è l'Ustalab una terra del nord che in genere incontri, è piena, cioè un clima innevato, incontri in una campagna quando vuoi un'atmosfera gotica dove ci sono molti mostri, vampiri, gargoyle, ed è al nord. E poi mi veniva in mente, volevo fare questa piccola associazione veloce perché non volevo parlare per 5 ore ma non abbiamo più tempo, se vedete in basso a sinistra c'è un vortice, quello è molto figo. Questo vortice praticamente è un enorme mulinello nell'oceano. Non spoilerò se qualcuno non ha mai giocato questa campagna, però esiste una campagna apposita su questa location, e si dice che praticamente lì si trovino i pirati del mondo. Ma se fantasy. Posso qua vado addirittura da qui, un piccolo si generano salto. Molteplici sentieri, io penso che uno lo hai tu, io volevo fare un accostamento velocissimo. Vai. Perché penso che tu avrai il mega topic, essendo no. Anche un pirata gigante, un gigante sì, pirata. Sì, che sono pirata. No, se mi vuoi mettere proprio quella sotto, volevo dire tipo il centro di gravitazione. Questa qua, no, non me ne intendo di One Piece, no? Però tendenzialmente facciamo una piccola associazione. In One Piece i mari sono separati, una zona dell'emisfero nel mondo di One Piece dall'altra è separata dalla Red Line. La Red Line in realtà è una grande affossamento, un po' terrapiattismo, un po' tipo il mulinello di Golarion, c'è una grande cataclisma di mare, per cui c'è una specie di faglia e le acque scendono giù e c'è la gravitazione va
a prostitute, no? Non volevo dire la parola. La stessa cosa, e quindi le navi volano, cioè loro quando devono andare dall'altra parte si vede proprio che la nave deve fare, deve resistere a questo campo gravitazionale che si sprigiona nella red line. La stessa Prostitute cosa. libiche! Esatto, la stessa Il cosa. pezzo del possesso che spuppri Alessandrino! Quella location che non mi, di cui non mi viene il nome in quell'area, è la stessa cosa quando vedete il manuale, le navi hanno, c'è questo vortice che va tipo Vai. in Che ti aria, porta sott'acqua. No, non vai in aria, va sott'acqua. va sott'acqua, però praticamente tu devi, la nave deve resistere, diciamo che c'è questa, mi piaceva questa attraverso questo archetipo del grande mulinello del mondo, del grande caos, del grande vortice nell'oceano che ti porta o verso giù, o nel caso di One Piece ci sono delle correnti ascensionali e discensionali, e anche nel caso di quell'area, quindi mi veniva in mente questa questione del grande vortice nel mare misterioso che si collega anche, però immagino che tu qui voglia dire qualcosa E qui sulla volevo mappa portare, del tesoro? No. sì, la mappa del tesoro Un del mulinello Giappone. immenso e infinito, bravo Marco, questo è un tipico paesaggio da mappa dell'immaginario, cioè non può Dice, il mancare, no? mondo, dice la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena. Poi la mia La sua voce. voce. E, che belle queste citazioni, Se Battiato. qualcuno gioca a D&D o Pathfinder, se ci volete dire altri location, che magari per noi questi sono famosi, chi non è passato in Ustalav, Perciò ma io ci sto magari passando poco loro. tempo perché tanto non penso molti le conoscano, quindi cioè, sto andando più verso qualcosa che magari possono conoscere. Ti porta sott'acqua sostanzialmente, però quindi perché lì c'hai. Allora, Marco, sì, in questo caso no, però per esempio come diceva prima In Gerard. Valarion, sì. Sì, volevo dire che rispetto all'altra dimensione, se chi gioca a D&D e Pathfinder sa che esistono delle cose chiamate Multiplanarità, piani, certo. questi piani sono dei piani dimensionali, ogni piano ha delle sue mappe e delle sue leggi di rappresentazione. Infatti, ora porterò questa mappa. Per me questa mappa è un Ah, questa capolavoro. ci tenevi tu, non me l'ero per niente ricordata, poi me Questa l'hai detta mappa per tu. me è un capolavoro. Chi Per la chi se la riconosce? ricorda, è la mappa del tizio Mao Zedong. La mappa. È La la grotta mappa di Groppa ferrata. Ferrata. È la mappa del secondo Pirati dei Caraibi. Secondo o terzo? Già nel secondo ci dovrebbe Dicevi che essere. era il secondo prima. Perché nel secondo dovrebbe apparire, sicuramente nel terzo, cioè sicuramente nel terzo c'è. Ah no, è nel terzo che appare. Io non ne so È nel niente. terzo perché sì, è nel terzo perché è la mappa che serve per andare allo scrigno di Davy Jones, che sostanzialmente sta su un altro piano, quello per cui dovranno rovesciare, cioè Terzo. entrare e poi uscire. Sì, è il terzo, cioè ho ricordato perché anche banalmente il terzo inizia che devono andare a recuperare questa mappa, quindi è proprio quello. Qual è la cosa geniale di questa mappa? Sì, esatto, quello cioè è proprio la scena quella. Quindi qual è la cosa geniale? Che questa mappa ha, come vedi, diversi anelli. E Sì. questi anelli si girano e compongono diverse mappe. Quindi non è che dici, ah, hai risolto l'indovinello, la mappa è una. A seconda di come tu la metti, trovi, hai diverse Come un mappe. cubo di Rubik si deve combinare. Però mentre il cubo di Rubik devi fare una sola soluzione, cioè tutte le facce devono essere di un colore monocromo, questo, a seconda di come lo giri, trovi diverse vie. Se tu vuoi lo scrigno di Ok. Davy Jones, trovi lo scrigno di Davy Jones. Se tu vuoi l'elisir di lunga vita, devi trovare l'elisir di lunga vita. Ma non è che basta mettere la mappa in una sola volta. Quindi bisogna continuare a girarla. Questa è E una cosa che trovo ci sono di geniale. diversi, diciamo, oggetti leggendari, Ci sono diversi diverse. oggetti leggendari, diversi, diciamo, tesori e diverse maniere, tant'è che lui riesce a capire che è il sottosopra proprio girando la mappa. Quindi la cosa geniale è che è una mappa continuamente mobile. Quindi la cosa che tu dicevi prima, tipo che bello quando sono piccolo che scopro con l'Atlante il mondo, Sì, questo, la mappa del appieno. tesoro, proprio in questo è proprio la mappa della scoperta, è una mappa enigma che continua a aprirsi e ogni volta rigirandosi tu scopri nuove parti del mondo, anche rigirandolo su se stesso. Io lo trovo super bella come immagine con questa mappa Sì. super assurda che devono girare, io lo trovo Ma ci meravigliosa. sono pure dei kanji però nell'immagine, simili orientali, Esatto, quello dove sinistra. parti, esatto, la Marco snap dice che anche nei per. Pirati dei Caraibi c'è un mulinello magico. Sì, è alla fine del 3. Allora, sono due cose diverse. Una è la fine del Best 3, mappa ever. la fine del 3, dove c'è un mulinello gigantesco che proprio che portarti, in realtà lì stanno portando verso la morte giù. Però c'è effettivamente la cosa verso l'altro mondo, per cui vanno nello scrigno di Davy Jones, che è proprio un'altra cosa.
E loro cappottano al momento esatto del tramonto del sole, al verde baleno, che tra l'altro in vita ho anche avuto la fortuna di vedere, cioè quel cazzo di raggio verde che fa il sole quando tramonta ed è particolarmente limpido. Rovesciano sta barca, in quel momento si cappotta il mare, cioè fa una cosa stranissima, un effetto fighissimo secondo me. I Kanji Kanji gregoriano. gregoriani. Gerard dice che dovrebbe essere cinese. Oddio, i Kanji gregoriani sono Che vuol bellissimi. dire? Invece dei canti Sì, gregoriani, i Kanji ah, ok. gregoriani. E va bene, tipo il Sì, è film. cinese. Marco cita il film Il Cubo, dove ci sono delle porte che Ah, il ruotano cubo, su se come stesse e ti portano in altri luoghi sempre cubici, dove ci sono delle trappole, cibo, acqua, vento, no? Tu eccetera. l'hai visto il cubo? Quello che The c'è su Cube? Netflix. No, quello su tre film. Quello degli anni 90, 90, italiano tra l'altro, sì, mi bisogna sa che vedere. The l'hanno Cube. riuppato recentemente. The Cube, io li vidi, erano fighi, c'è una bella fotografia. Erano carini. Per Ok, va bene, quindi questa Pirati dei Caraibi, me Lotte, questa era una grande Regolarion. mappa. Io qua non so se abbiamo altre mappe da mostrare o partiamo direttamente con gli immaginari, però questa per me è l'apice delle mappe per certi versi. Beh, è figo Nel questo senso, fatto è del l'urmappa. combinare, dello Una scoprire. mappa che tu puoi, a piena di mostri, piena di cose, purtroppo non possiamo zoomare, ma la trovate sostanzialmente su Google, è da vedere, molto bella, piena di dettagli, ma è bello il fatto che diventi una specie di gioco e la cosa che mi entusiasma è che non è che ha una soluzione, questa è la cosa che più mi piace, che non è che dici, ah, una volta, perché qual è il senso di farla circolare? Che tu dici, ah, boh, ricombinato, No, ho fatto, capito, no, per invece girare. c'hai diversi confini che ricombaciano, quindi tu la puoi ricombinare in altre maniere e le terre formate, emerse, sono altre, per cui dici, ma aspetta, ma allora così cambia il mondo. Quindi è una mappa continuamente mutevole, riarticolantesi, e ogni volta che la riarticoli puoi trovare altre cose, è una figata, per cui magari all'andata la metti in una maniera, al ritorno la metti in un'altra, difatti. Ma diciamo Quindi... che poi sa molto di una cosa costruita a livello di sceneggiatura e di narrativa come saga d'avventura, perché magari tu tipo devi trovare, non tanto non hai trovato la mappa, ma devi trovare il modo di combinarla, no? Il modo di scoprire il Sì, sentiero. Quindi la mappa esatto. non ti dice come usarla, tu devi trovare la È chiave quello, d'accesso perciò alla dico, ma mappa la che è cosa sulla figa di porta. fatti è che con la stessa mappa, loro con la stessa mappa possono andare, ma poi non è che con la stessa mappa puoi tornare. Per tornare indietro devono rifare il giochetto con la mappa, che è Ok. una figata, perciò dico, è Molto molto Zelda come trovata, dice vero, molto Stefano. Zelda, è vero, è molto Zelda come trovata. Questa idea di unire enigma e mappa è molto molto figa. Vabbè, quindi io qua mi Allora, qua diciamo che non andrei... so se rimanere sulle mappe oppure fare, diciamo, un salto per dimmi tu se vogliamo parlare di alcuni, diciamo, e del rapporto tra l'immaginario delle nazioni, immaginario nazionale, immaginario Beh, dei io mi paesi sembra che sulle geografici. mappe tendenzialmente, non dico che abbiamo esaurito perché si potrebbe Sì, continuare, si parlare e potrebbe aprire, portare aprire, altre mappe, abbiamo pensato tante altre mappe, la mappa dei Goonies, aprire. Ma la mappa intanto del facciamo tesoro. una chiosa sulle mappe per poi andare invece su quello che poi è l'immaginario dentro le mappe, cioè andare a vedere un attimo la cosa che dicevamo appunto delle nazioni. Una chiosa sulle mappe sicuramente è che da un lato hanno a che vedere sicuramente con la conoscenza, le mappe, però la cosa bella è che non sono necessariamente... Con la conoscenza satura, cioè tipo so tutto, c'hanno sempre una scoperta. Non so come dirlo. Quando tu c'hai una mappa davanti, è proprio la possibilità di sapere che ti mette in una cosa di. Però ancora non so come dirlo. Cioè, ogni mappa, tutto sommato, ti può aprire un'avventura. Ogni volta che apri una mappa, e questa è un po' la cosa che mi intristisce delle mappe contemporanee, che si Perché ti sentono. intristisce? Perché si sentono super obiettive, super scientifiche, come se i Ok. territori avessero questa mensuralità, questo spazio, e sono così, e la città è questa, e questi sono i fiumi, queste le cose, le strade, poi ci sono tanti tipi di mappa, ma se prendi una mappa dal giornalaio, quello trovi. Cioè l'idea che siano spariti i disegni, il fatto che siano, si perde l'esperienza di un territorio, dell'esperienza, cioè... Sì, diciamo che in un certo senso le C'è mappe un di altre internazionalismo epoche. globale, cioè come se fosse tipo, vediamo tutto il mondo come se fosse totalmente uguale, con trattare degli Stati Uniti uguale a trattare l'Indonesia, perché noi Sì. comunque vediamo la mappa è uguale in Indonesia e in America, come se guardassimo il pianeta da Marte, cioè nel senso. Sicuramente, sicuramente per noi che ci avventuriamo nell'immaginario, più si va indietro nel tempo, più le mappe presentano anche elementi di immaginario, elementi del tragitto, elementi della zona, della
caratteristiche anche Caratteristica. umane, delle esperienze umane di quel tragitto. Ne abbiamo parlato per esempio in Vikings molto del fatto che c'è anche una visione di quello che loro vedono, che credono sia reale, ma è reale per loro. Invece le mappe di oggi, come dicevi tu, tendono più verso la scienza, l'esattezza, la misura. Che poi anche lì Questa cosa l'esattezza è sempre una cosa, è una pretesa esattezza, questa è la cosa, è sempre una pretesa Allora, obiettività, una se... cosa di non schierarsi come se poi le mappe, questa è la cosa qual è, poi che mi fa rodere il culo, detta in maniera che le mappe obiettive, cioè come se l'obiettività fosse obiettiva, cioè questo è il punto, Certo, come se appunto gli sai... Stati Uniti sono grossi così, però guarda caso il paese, cioè capito, di un paese per l'Occidente non gliene frega niente, è piccolo così, mentre lo Stati Uniti è gigantesco, l'Europa gigantesca, Secondo me... perché vabbè dai, tutto sommato l'obiettivo è quello che abbiamo da sempre, però non gliene frega niente, cioè nel senso, quindi Secondo me su questa questione dell'obiettività presunta ha inciso moltissimo la questione della, secondo me, del Novecento, della ma anche fotografia proprio satellitare, cioè il fatto di avere una visione che dice ah, quella è la visione oggettiva della Terra ma anche l'Ottocento, vista da fuori. eh. Sì, L'Ottocento ha anche messo tutte le nell'Ottocento regole mensurali, c'è quanto la dista positività, quello. il positivismo, però nel momento in cui tu hai la foto della Terra è come se morisse l'immaginario dell'Atlante. Certo, Perché è troppo greve, dici, però anche lì c'è una questione di che cosa è oggettivo, la macchina. La macchina è l'Hubble, il telescopio, è oggettivo. No, lì è proprio sancito, diciamo che è proprio un percorso continuativo. Se con l'Ottocento si instaurano quei metri universali, con la macchina muore tutto. Sai che non so, Puno, c'è un dubbio, cioè questo è un po' off topic, non so se... Meriterebbe proprio molto più spazio la questione delle singole nazioni, Anche perché secondo secondo me la me. puntata è venuta un bijou di Ecco. immaginario, capito? Un bijou. E Allora, quindi abbiamo fatto rimandiamo. tutte le mappe, le cose per arrivare io. Allora, ragazzi, perché l'immaginario della Germania degli anni 80, vediamo più Allora, indietro rimandiamo perché la domenica così. prossima, se ti va, la parte di quello e continuiamo a parlare anche con la chat un po' di mappe. Che cosa vuol Sì, dire rimaniamo un po' con la fare la chat mappa? perché Avete mai fatto delle secondo me. mappe? Avete mai disegnato delle mappe anche da piccoli? O com'era disegnare le mappe, un rapporto con le mappe? Secondo me è meglio anche se C'è la rappresentazione del rapporto tra pittura e fotografia. giochiamo un po' con i ricordi, perché diciamo sempre che i ricordi sono importanti, però parliamo sempre, tiriamo fuori ricordi, anche voi, ricordi vissuti, comunque sui luoghi, la rappresentazione dei luoghi. Per esempio, non lo so, a me viene in mente il fatto che da piccolo disegnavo un botto mappe del tesoro, Ma facevi dei ok? tesori, li nascondevi e poi facevi la mappa o facevi delle mappe del tesoro per giocarci anche se sapevi che non c'era un tesoro? A me viene in Le mappe del tesoro mente, mi fomentavano un botto, anche io. beh, la mappa del Comunque, tesoro è figa, proprio è essenziale, però comunque tira quel mystery, poi per esempio è bella fare anche una caccia al tesoro, proprio viverla, cioè a parte disegnarla, proprio farla, prego. Ovvio. bruciavo i E poi il bordi. bello è che a volte facevi bruciare i bordi, ma alla fine lo facevi col protocollo perché c'avevi quello di foglia una certa, quindi comunque c'aveva le righe, non si sa che goffaggine. Quindi c'avevi le righe, però poi c'avevi comunque i bordi bruciati. A me viene in mente, per esempio, non c'entra proprio un cazzo, no? Però, che ne so, le mappe, mi viene perché Già lì, dice, erano tutte sbagliate perché non ho non ho mai mai trovato trovato un un tesoro. tesoro. No, io ho cioè, è una cosa tipo che provo così, una pista che apro il velo gilla. Però, per esempio, Io ovviamente... trovavo un amico, scusa, stavo leggendo. Dovevi affogare la mappa nel caffè? Sì, nel caffè o nella salsa di soia o nel tè? Quello per antichizzare le mappe. Siccome dicevo che questa puntata è nata dal fatto che avevamo l'Atlante dei più piccoli, per Sì. chi non ci passa all'inizio, L'Atlante per i più piccoli, per i vai, più prendi tu che piccoli, pesa 40 kg sto è coso. iniziata da qua la puntata, no? E adesso dice, vabbè, non ti puoi cavare il tema di ogni puntata dagli oggetti di scena, però scusatemi ragazzi, ma faccio questa mega combinazione. Dentro l'Atlante dei più piccoli, l'abbiamo levato l'Atlante dei più piccoli, e praticamente c'è il libro gigante dei giochi, cioè tipo un altro libro, quindi... Davvero? Stavo pensando a un'altra puntata. No, non faccio, te non lo so, vediamo. Però stavo pensando di fare una mega combo, no? Le mappe nei giochi. Nel senso che ti dico cosa intendo. A me nei giochi, per esempio, il risico è fondamentale anche lì la mappa. E Tra a l'altro, seconda dei vari risico cambia la rappresentazione del mondo in base all'epoca. bravo! Così come mi veniva in mente che una mappa con cui ho passato, che ne so, ore a fare il coglione è la mappa della battaglia navale. Tipo la casella perché rappresentava la visione militare dell'oceano, molto seconda guerra Ma mondiale, dove dovevi affondare le anche navi per con dei dire, ma anche il missili. gioco dell'oca,
Il gioco dell'oca, cioè la mappa del gioco. Tanto il gioco dell'oca è del 2005. Il gioco dell'oca è un gioco molto questo vecchio. Questo è un bel esempio. Cioè, che tipo di mappalità, di senso spaziale hanno i giochi? Le bella, caselle, bello, l'avanzamento, il monumento fisico, bella totale, fisico. Cioè, la spazialità dei giochi, no? Anche i giochi da tavolo e la mappa del gioco da tavolo. Questo è interessante perché ovviamente lo spazio è riconcepito in un'altra maniera, per cui c'è sempre un'idea di territorio. Già in Risico, ad per esempio, è interessante come le nazioni siano completamente riformulate, sì, per avere un'idea di gioco di punteggio, per cui ovviamente non gliene frega niente che lì ci sia la Germania e la Polonia, no, hai capito? Europa settentrionale. Sì, sì, perché va, cioè per esempio noi la Russia abbiamo, viene divisa in 40.000 cose. Con dei nostri cari amici abbiamo la versione, diciamo, più vecchia del Risico, che si chiama appunto Risico, mi sa, o con la C c'è, cioè una differenza. No, Risico, quello Risico. Risico, però abbiamo questo Risico che è profondamente diverso, l'esperienza di gioco è stata profondamente diversa quando abbiamo giocato a Risico SPQR, a Risico Seconda Guerra Mondiale, no? E la prima cosa che noti è la differenza con cui viene rappresentata la mappa. Oppure per esempio una cosa che mi piaceva dire è che rispetto alla presenza della mappa nel gioco o meno c'è un dibattito interno anche quando ho giocato a D&D o Pathfinder, giochi di ruolo, perché per esempio le prime esperienze che ho avuto con D&D una volta si giocava con le mappe, le mappe avevano una quadrettatura, tuttora si usa la quadrettatura per esempio quando dovete fare un combattimento, certo. E quindi tu, che ne so, quando tiri il dado hai la sensazione della spazialità di quella, in quella mappa il tuo personaggio, che è rappresentato per esempio da una paedina, avanza all'interno della rivoluzione del dungeon. Ci sono differenze in che senso? Che alcuni master più contemporanei aprono, che ne so, all'utilizzo di media tipo Roll20 o siti internet che riproducono mappe, altri master non usano le mappe, cioè dicono non usano la plancia di gioco, si dice in alcuni casi, perché in questo modo diciamo permette secondo loro una narrazione più fluida senza dover guardare i quadretti. Però anche lì l'utilizzo della mappa nel gioco per alcuni è immersivo, cioè ti cala di più nel gioco, per altri è meno immersivo. Però la mappa e il gioco sono due argomenti fondamentali. Per esempio io, se ho una mappa mi immedesimo di più, se una mappa mi immedesimo di più e mi piace per esempio vedere è una mappa, intendi, se è una mappa dove stai in D&D, cioè se io per esempio io per esempio parlo di un tabellone dove c'ho una plancia di gioco, la plancia di gioco per me quella non è una mappa. No, però per esempio nelle nostre campagne, sto guardando la mappa che c'ha in una campagna che noi abbiamo fatto, ma la Kamchatka è il Molise del mondo, ci siamo dedicati col master e altri giocatori a creare una mappa proprio della, in quel caso era di Absalom, che era una mappa su un cartone. Ah sì, certo, ma quella è bella. No, la mappa è bella averla, non solo. Poi, per esempio, in quel caso noi la tenevamo proprio affissa e ci ispirava al gioco, cioè ci piaceva, certo. E il nostro master ci ha abituato a questo meccanismo che è tipico del rapporto tra mappa e gioco, di sbloccare la casella, svelare l'ombra, cioè della mappa scopri una nuova area, no? Ma sai cos'è? La mappa ti dà una comprensione completamente diversa, secondo delle cose, per cui ragion per cui per esempio di una campagna stiamo scrivendo il libro e la cosa fondamentale è stato rifare la mappa. La prima cosa è stato capire la mappa, capire i nomi delle città, da dove vengono, se hanno dei nomi che sono dei ceppi di est, dei nord, sud, centro e come vanno, capire come si sono mossi, cioè la mappa è stata, sì, la cosa centrale per il world building. Però io riprendevo anche quello, un tema che hai portato durante tutta la puntata, tu, dai bambini ai pirati, la questione della bellezza e della scoperta. Aspetta, dicevo che nel gioco è proprio tecnica, cioè scopri una nuova area ed è bello. Ma come anche per esempio Liberty City, capito? GTA 3 o le cose, GTA, le cose, scopri la nuova area della mappa. Quello che dicevo era la cosa del world building, cioè l'affezione alla mappa e cosa tu devi fare quando devi fare la mappa. Ed è una cosa che anche nello scoprire, cioè quando tu leggi per esempio Il Signore degli Anelli, ne parlavamo prima, uno per esempio dei piccoli, uno dei difetti secondo me maggiori per esempio del film, della saga dei film del Signore degli Anelli, è che Peter Jackson non mi mostra a sufficienza la mappa, certo. Cioè una cosa che io quando guardo il film, se tu non hai letto il libro non hai idea del perché, no regà non possiamo passare per Moria, andiamo al Caratras, no regà al Caratras no, allora di nuovo a Moria perché di là, cioè ma tu dici ma ok, no, il Kiritungo là, ma loro stanno da là, non possiamo fare sto giro. Ma tu dici, ma cioè, te fidi, ma non è bella, sì, diciamo idea. È bella averla. Quindi avere la mappa ti dà proprio un'altra comprensione perché ti fa immedesimare nel mondo. Questa è la cosa. E poi, ti posso dire me, che è bello delle mappe. Poi quando le mappe sono belle, io diciamo che quello che mi innervosisce sono le mappe
le mappe appunto asettiche con sti colori gialli, verdi, rossi, vedi queste cose e fai vabbè, queste mappe piatte, le mappe antiche le trovo tra gli oggetti più belli. Poi addirittura quando iniziamo a parlare di creature, i draghi, per esempio quella che ho mostrato prima, quella è la mappa dell'uovo di struzzo, che se vi interessa si chiama proprio la mappa sull'uovo di struzzo, è proprio la trovate così su È internet. famosa, è famosa. È meravigliosa, cioè che dici guarda che belle le intarsiature, le navi. E questa delicatezza che vuol dire che ancora nella mappa non c'è questa pretesa oggettività, ma c'è proprio questa colorazione del mondo che ti fa vedere com'era il mondo proprio nel senso più vivo Sì, del secondo me termine. una cosa che viene conservata e viene recuperata nell'Atlante, per esempio, anche nell'Atlante dei piccoli. Ma c'è appunto nel mondo, nei mondi immaginari che mi piace, il fatto di poter percepire l'aura, uso questa formula, l'aura di un luogo. Ad esempio, che ne so, io faccio un esempio più zoomer di Lotr per chiudere. Leggendo, avendo letto le cronache del Ghiaccio del Fuoco, hai queste belle mappe in queste belle edizioni e vedi praticamente i vari castelli. C'è il castello di Grande Inverno, come il castello, per esempio, di Giardino del Re. Di Approdo del Re, Beh, guarda sono e che quando tu vedi la mappa, vedi il disegno del castello. Il disegno del castello ha un'aura con un dettaglio, con uno sì, stemma te che lo dico io ti primo. fa pensare, ti fa sentire l'aura dei luoghi e la presenza del mondo, cioè Ma non a caso. questa sensazione viva dei luoghi che un Atlante disegnato per i bambini ti lascia, mentre un mappamondo accuratamente proporzionato, eccetera, non ti dà quella sensazione di aura Difatti, una cosa, secondo me, immaginaria. una delle cose più ben riuscite di tutta la serie, per esempio, è la sigla. Cioè, Ah, la bello, sigla sì. di Game of Game of Thrones è Thrones. bellissima. Ogni volta che cambia, poi, perché la stagione È il cambia world diverse building volte. fatto proprio È il animato, world building, no? ma poi fatto con quella specie di diorama che si costruisce con quella meccanica, con la musica, che tutto sommato è evocativa, se non altro è Sì, molto, sì, sì, molto sì. caratteristica. Che vedi e tu Il c'hai. fomento, dice Stefan. Ma su questo, per esempio, Peter Jackson, quello che non ha fatto Peter Jackson, l'hanno fatto loro là. Cioè, io ogni puntata so come è fatto il mondo perché l'ho visto talmente tante volte. Ogni puntata è la sigla, però ogni puntata cambia. Quindi, ogni quattro puntate ci sta quel dettaglio in più perché appare quel personaggio da quella città. E quindi vai là e vedi com'è fatta, vedi i monumenti storici. Cioè, è Sì, fatta e poi veramente bella. quanto cazzo Cioè. è figo in un fantasy, che sia una serie, un film, un videogioco, quando tipo arrivi in un nuovo luogo, cioè anche tipo non ti Ma la interessa, descrizione, cioè capito? Che vedi quelle cose e fai, oh mio Dio, c'è sì, il cioè la prima mondo! cosa, perché tutto può essere tu, è tipico del fantasy o dell'immaginario, ogni luogo ha la sua cultura, le sue razze che vivono là, la sua storia, il suo passato, la sua architettura, la sua estetica, i suoi vessilli, le sue cose, quindi lo svelamento nel mondo È uno immaginario di un svelamento di un nuovo mondo, luogo, è proprio lo svelamento di un mondo. secondo me è in qualche modo, ecco qua faccio la tesi filosofica che accorpa tutto, ripercorre nel mondo, diciamo, nel magico, nel fantasy, in tutte queste cose di cui noi ci occupiamo di immaginario, quella prima sensazione di scoperta magica che da bambino hai nei confronti del mondo, quando tutto è nuovo e hai bisogno del koala per rinfigurarti l'Australia. Tu nel mondo fantasy ritorni a quell'essere bambino dove scopri continuamente il mondo e il Beh, mondo diciamo si che svela infatti davanti a la te. mappa, così come la mappa del tesoro, secondo me il bambino c'ha, è una cosa molto interessante che la creatività del bambino sia una cosa abbastanza tipica che faccia le mappe, cioè no, faccio le cose per esplorare, faccio la mappa, questa idea della mappa, a parte che poi ne parlavamo anche prima, un mio personaggio storico di D&D, tale Ezelith, era un Il cartografo. cartografo, Era sì. un cartografo e quello faceva sostanzialmente, e quindi andava, vagava, era l'unica cosa, in realtà era molto più simile a un animale che altro, però in realtà era la sua Era utilità, era molto bello il esattamente. fatto praticamente di avere un personaggio che vagava in questo mondo, che magari anche se noi avevamo il manuale Era era un elfo, ma nuovo, era quasi un elfo animale, sembrava tipo. sì, il fatto di cartografare, cioè non era tipo una cosa appunto lo scienziato che prende le misure, era la questione appunto di orientarsi proprio come se non ci fosse tutto questo apparato di orientamento. Ah, vabbè, quando prendo l'iPhone e vedo dove siamo. Il cartografo nell'immaginario fantasy è proprio true, cioè è proprio tipo una cosa che ti serve, te lo devi portare. Che comunque tipo, Beh, cioè, diciamo che la uno mappa era oggi vitale. è che oggi uno rimpiange un po', se io penso rispetto al, perciò c'è tanta la cosa spaziale, che però anche lì nella cosa spaziale, cioè rimpiange un po' l'epoca degli esploratori, dove tu dici, ma io posso Terra nuova. andare, I cioè. pionieri, la Sì, cioè scoperta, che tu no? dici, ma voglio andare là, per tipo anche una cosa molto più semplice, tipo Tomb Raider, cioè abbiamo Thresh Olin, per esempio, oggi non c'è, ma è un fanatico di Tomb Raider, però in realtà ancora ci sono queste, cioè
la cosa qual è che mi fa incazzare a suo modo? Che mette una pretesa questa pretesa oggettività ti dà l'idea che le culture siano finite, che il mondo sia questo e che sia finito, ma a volte trovano delle città sommerse ancora adesso, ne è stata trovata una da poco tra l'altro. C'ho un amico per esempio che ha studiato in Svezia, mi sa storia dell'ambiente, una cosa, non mi ricordo come si chiama la cattedra esattamente, però è molto fico. Perché storia dell'ambiente in realtà non è guardate questo albero fa questa cosa, ma di come l'ambiente e la cultura, diciamo questa classica binomio, non solo ovviamente non ci sia ma decada, ma di come molto spesso tu uno dice no perché le città distruggono le foreste, ma tu dici guarda che vedi tutta quest'area qua del Borneo, dici ok questa in realtà era un'immensa gigantesca città di 40 km quadrati, tu dici la vedi? No. Perché okay. È fottutamente seppellita e l'abbiamo trovata 10 anni fa. Quello però, che c'era prima, quello che c'era... Certo, però a volte la cosa interessante è che erano delle aree civilizzate estremamente estese. Certo, a volte certo. Questo si vede benissimo. Questo per esempio nell'immaginario, questo magari lo facciamo la prossima volta, però lo anticipo perché nell'immaginario che volevamo vedere oggi, però appunto magari domenica prossima, se per te va bene, possiamo vediamo, portarlo così poi in continuità. Portiamo i luoghi geografici. La cosa era quel film orrendo, che penso sia il mio film orrendo preferito, che è Aquaman. Ah, va bene. Cioè, è un capolavoro del merda. Cioè, è meraviglioso perché è proprio orrendo, trash. E attraversa circa tipo 58 paesi e immaginari in un solo film, tra cui la classica civiltà sotterranea, la civiltà antica. Diciamo che questa è un'altra grande, capito, che sta là, la civiltà antica. Quindi il fatto che ancora esista sulla Terra qualche cosa che in realtà non è dato sapere. L'unico forse luogo della Terra che rimane non realmente mappato, è mappato ovviamente, ma fino a una certa, cioè mappato la torre di va bene. È la torre di va bene, l'immaginario, no, la mappa dell'immaginario dovremmo farla, la mappa della torre di va bene, piano piano, la mappa di Jumanji era un'altra. Sì, quella era l'ultimo un'altra tema figa. Che abbiamo toccato, le mappe e la mappa del gioco, ho pensato alla mappa di Jumanji. No, la cosa che volevo dire era gli abissi. Gli abissi rimangono l'archetipo più grande della mappatura, perché rimangono l'archetipo sempre alla fine, fino a prova contraria, dell'ignoto, nel senso l'abisso è l'immappabile, proprio per quello il perennemente mappabile, cioè forse questa cosa ancora il perennemente esplorabile, più che angosciarmi rispetto anche al discorso che ho fatto, magari mi è suggestionato, però mi dà un po' di speranza. Questo mi dà speranza, questo è l'unico luogo che ancora mi fa dire sì, che lottiamo per gli abissi. Esistono ancora, questo è lo slogan di oggi, lottiamo per gli abissi. Il partito per gli abissi, perché ti dà l'idea appunto che ci sia ancora qualcosa di non esplorato, di non tracciato. Cioè il punto, secondo me, è il sentimento che abbiamo, il gran punto che abbiamo legato alla questione dell'immaginario della mappa e la scoperta, poi il fondo il sentimento più puro. Sì. Quindi l'abisso inesplorato è ancora una speranza per una scoperta che però non dovrebbe essere mai compiuta, cioè la speranza di scoprire. Poi scoperta, no? Se qui ci metterei, sono d'accordo, e la scoperta nonché la creazione di mondo, cioè fare una mappa, a meno che non sia nei termini odierni per cui si fa una mappa con questi criteri. Marco, disegnare una mappa, dice, per la mappa della Torre di va bene, dice se vorrebbe collaborare. Ti ritorno anche la cosa di Discord. Allora ragazzi, non sappiamo se iniziare da Telegram o da Discord. Io inizierei da Telegram. Ci stiamo lavorando, perché anche l'altra volta ci avete detto questa cosa. Però sì, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Io farei intanto Telegram, per cui vediamo di aprire magari questa settimana. Ci aiutate a fare la mappa della Torre di va bene, che sarebbe molto figo. Io quello che volevo dire è che parte questi criteri oggettivi, fare una mappa è anche creare un mondo. Cioè quando noi facciamo la mappa di D&D, quando io penso una mappa per un luogo che voglio fare, quando pensiamo una mappa con un altro, quando uno pensa una mappa, non solo la scopri quando devo mappare una cosa, ma come la disegni ti crea quel mondo. Cioè che tu sai che farai le montagne così, tu sai che farai le cose così. Quindi quello che voglio dire è che non è solo scoprire un processo di terraformazione, è proprio world building in questo senso. Cioè fare una mappa è creare un mondo, ed è questa poi la cosa sostanzialmente anche per cui è stato accusato di impietà il nostro vecchio amico Anassimandro. Esatto, cioè nel senso che anche quello, cioè c'è un qualche cosa, un'appropriazione, o quello che dicevamo prima, per cui
nell'umanesimo era un'operazione alchemica di trasmutazione, una trasformazione di mondo che crea un mondo, cioè proprio una cosa forte creare una mappa. Secondo me è un atto di immaginifico veramente veramente fico, tant'è che una delle cose più belle è quando vedi i manuali di D&D andare a vedersi le mappe, andare, cioè le mappe sono obiettivamente è la forma, se ci pensate raga, sarebbe figo fino al satellite, come effettivamente diceva Bufu, fino al satellite non abbiamo mai visto noi la nostra terra dall'alto, e fino a prova contraria il satellite è pur sempre un satellite, ma gli tizi che hanno visto la terra dall'alto sono pochi, cioè nel senso la maggior parte di noi continua a vivere con questa pretesa oggettività dall'alto, ma per secoli e secoli abbiamo continuato a cercare di immaginarci dall'alto la terra, per cui è un'immaginazione dall'alto, non è mai vista dall'alto, cioè nel senso la mappa effettivamente è un archetipo dell'immaginario abnorme, cioè nel senso è l'immaginario del mio mondo, come vedo il mio mondo da sopra. Così, e qui hic sunt dracones, capito? Hic sunt bufo et punus, capito? È una cosa... Magari è un po', lol, è un po' la stessa cosa con la Terra, la stessa cosa si può dire della Luna, cioè noi pensavamo, che ne so, nel passato, nelle epoche passate, ah, potrebbero esistere dei popoli tipo i Seleniti. Sulla Luna i Seleniti, sarebbe il popolo selenico. Come faceva vedere Méliès nel film, Méliès. No? Méliès nel film. Ma c'erano i Seleniti. Magari adesso noi, che ne so, riusciamo, qualche anno fa si immaginavano i marziani di Marte, poi abbiamo iniziato a dire no, però è troppo specifico perché Marte già si può osservare, quindi hanno rettiliani che vanno in giro, grigi che vanno in giro e stanno, magari un giorno sapremo, che ne so, la bruttezza del reale, il reale avrà anche Giove, il reale avrà anche Plutone, e quindi avremo tutto mappato. Però secondo me ci sarà sempre la pulsione della scoperta che dirà, che ne so, ormai la speranza la vedono gli alieni, hanno gli alieni di Andromeda, almeno Andromeda ancora non l'abbiamo mappata, cioè il reale mappa è invece, però l'immaginario resiste creando mondi nuovi. Ixunt Porcones dice, ma guarda, io concordo, ma questa cosa io spero in un giorno, grazie God Killans, God ah, Godzillas per il raid. Ah, grande, grazie. Ci ha raidato, grazie mille, poi vediamo il canale. Assolutamente sì. Bravo, perché non abbiamo messo il suono, sì. Perché non ha avvertito. Purtroppo stiamo per chiudere, però il nostro... Vabbè, ma no, facciamo, parliamo. No, io volevo dire questa cosa, nel senso... Maschere top, grazie Godzilla. Se vuoi puoi diventare un nostro Babbe Ninja, mettendo il follow. E se mi aiuti, io devo fare la mappa dei... Grazie mille. Grazie mille. Godzilla, è difficilissimo dire Godzilla. Mi viene da dire... Come Godzilla, però con la Z in più. Lo so, ma mi viene da dire, mi viene più che Godzilla, mi viene la band. No, grazie mille. Grazie mille. Buonasera, siete gay? No, non siamo no. Gay, però siamo gay friendly. Racchigno. No, come... Benvenuto alle fogne, Racchigno. Che dicevi della mappa? Oggi siamo la mappa, quello volevo dire, stiamo parlando delle mappe, dell'immaginario nelle mappe e quanto sono fighe le mappe e mappe, come mappe, creano mappe, il mondo. La cosa che mi fomenta, che dicevo, è che mi fa incazzare più che altro, è che le mappe di oggi, dici mappiamo Plutone e allora si mappa... Oh, bello! No, è sempre il doppione nostro. Ormai la lascio perché fa un po' gag. Abbiamo il doppio annuncio, quindi è tipo il doppio fomento, mentre in realtà no. Sì, no, invece è sempre la stessa cosa. Però... Ah, per questo è quello di prima, sono quattro. Niente. Si sa che macello. Comunque, la cosa fondamentale... Quindi stavi dicendo l'argomento che tutti possono capire è mappare Plutone. Stai parlando di mappare... Plutone mi fa incazzare perché se noi diciamo siete gag, sì, siamo gag, sì. Sempre. Arriviamo, Marco. Vai. Plutone verrà mappato, tu dici, e poi magari verrà mappato Andromeda, ma il punto è l'insufficienza della mappatura terrestre, cioè la Terra, l'Europa si è mappata 40.000 volte, non è che tipo è mappata e quindi perché Ixunt Dragones e poi mai più Dragones lì oppure saranno sempre lì, cioè l'idea di aggiornare una mappa oltre ai confini politici che oggi sono il più grande aggiornamento, all'epoca... di sempre, cioè il mappatore era sempre, sì, nel senso il cartografo, il mappare, questo volevo dire, il mappare era una cosa perennemente in gioco, non so come dirlo, perché senti che non è che hai fatto una mappa tua, vabbè allora non la faccio più io, non serve più, come se si mappa soltanto lo sconosciuto, mappare il conosciuto, dici. Questo sto dicendo, cioè rimappare, mentre noi abbiamo l'idea che la mappa del mondo esiste, possiamo andare su un altro pianeta e guardare sempre di là, quindi c'è un impoverimento di questa guardare al nostro mondo e sapere che noi gli diamo vita in una mappa. Dicevi che quelle che facevano una volta le mappe comunque riuscivano a vivere nella loro mappa perché lasciavano la traccia della loro...
proiezione della loro visione della mappa. Anche se si facessero, che ne so, mappe stellari, comunque sarebbero le macchine a farle per noi con delle foto, con dei sensori, quindi non ci sarebbe più l'esperienza della cartografia. Però sì, io cioè... dicevo questo fatto che comunque vedere tutte le fotografie, che magari ogni volta Focus dice oh, ho fatto la fotografia del buco nero, che bellissima, no? Però la cosa che pensavo, il fatto che magari ti brucia la, cioè, la possibilità, diciamo, di più si mappa il cosmo, più è difficile scoprirlo, immaginarlo, immaginare le cose, perché certo, tutto sembra, però in realtà, come sappiamo, è impossibile mappare l'universo. Perché anche in realtà è abbastanza possibile, il problema, ma il problema è che non è, è possibile mappare l'universo, il problema è qual è il criterio di mappatura, cioè che cosa intendi con mappa. Per esempio, come mapperesti tu un formicaio? Non lo puoi fare dall'alto, non lo puoi fare da sezione, è un formicaio, è 3D per forza, come cazzo si mappa un formicaio? Lo fai a piani? Esistono dei piani? Quindi è complicato, cioè l'idea della mappatura, perciò dico l'idea, ah, si vede dall'alto, infatti, riduzione, è complicato. Associava luoghi magici e buchi neri. Beh, i buchi neri per fortuna sono l'abisso dello spazio, sono quello che dicevamo prima, sono quei luoghi che ancora ti danno speranza, in cui c'è un irriducibile, in cui l'immaginario dell'uomo rimane salvo, perché lì dovrà sempre immaginare, cioè è del bello di quello, senza avere l'arroganza di dire ah perché io. Sai, comunque, che pensavo... è una cosa che ho associato. Dai, molto prego. Bella, perché ha detto ad esempio la città dei sogni irrealizzati, tipo si fanno degli specchi magici dove uno si specchia e vede i suoi sogni, ma purtroppo anche incubi che si concretizzano ti portano un'altra realtà che sembra vera. Lo spazio tanto... dei sogni. Questa cosa mi ha ricordato una cosa, apparentemente un dettaglio, che però secondo me è molto bella, delle mappe, che è una finezza di Peter Pan, ossia l'isola che non c'è. Neverland in inglese, però in italiano mi piace molto l'isola che non sì, c'è. Sì, è bellissimo come suona. Perché suona benissimo, e poi che cazzo è l'isola che non c'è? Allora non c'è. Il fatto che ci sia l'isola che non c'è, oltre alla canzone di chi era, Bennato, non mi ricordo che cazzo sì. era. E... Bennato, non avevo pensato che era Ben nato, cioè era nato Edoardo bene. Bennato. Edoardo è nato bene, quello dicevo, sì, Bennato. Sì. E... che è diverso da Edoardo Bannato, che è quello che non c'è, il follower che non c'è, Edoardo Bannato, Edoardo Bannato, Edoardo Bannato. Sì. Purtroppo si comportava ed male. È il follower che non c'è. L'isola che non c'è, però aspetta, l'isola che cosa c'è con le mappe, con la spazialità, stai intendendo? No, perché l'isola che non c'è, no, spiega, come la raggiungi? Io. Terza stella a destra, a destra, ma anche nel libro c'è scritto il come si raggiunge l'isola che non c'è. Ma quindi il punto è che è un luogo reale ed è immappabile l'isola che non c'è. Quindi l'isola che non c'è è esattamente il perennemente immaginabile di una mappa che però... non c'è. Si dice cui... è un esempio di luogo fantastico ma non mappabile. Quindi è esattamente quella cosa della mappabilità che fa sì che ci sia sempre qualcosa di immaginabile. Ok. Cioè l'isola che non c'è è quel seme immaginario che non potrai mai mappare, che però fa sì che tu possa mappare, perché puoi sempre immaginarti il mondo. Non so se si comprende. Sì, sì, sì. Sì. Tipo... cioè, sì, sì, questo fatto che comunque... cioè l'inesauribile della mappa, cioè della mappa intesa però come cattura, no? Come cattura, sì, vediamo, andiamo avanti. Ci sono un po' di log da recuperare, sì, sì, sì. Terribile, siamo molto indietro. E allora, serve, sai come diceva i buchi neri, Gerrà, serve a controllare la mappa dei nei, se i tuoi nei possono portarti un tesoro. Ah, non credo intendesse quello, comunque. Ma può essere figo. O un amico, dice Stecco. O un amico. Cioè i nei, che ti portano un amico. Per esempio, uno forte era quello di Matrix. Chi? Neo. Neo. Ah, Neo, sì. Vabbè, la corretta pronuncia che ci dai. Dice oppure ho un amico del tesoro, oppure sai come dice, ho un tumore, e Gerrà dice ho un amico del tumore e così via. E Gerrà dice ah, forte sta roba da capire, con Pikachu che saluta a stranito allibito il nome della rosa, ah, ah, ah. Il okay. Nome della cosa, e va bene, va un bene, amico del tumore è bellissimo, è una deriva, sta diventando. Comunque sarebbe carino, la butto lì, però è una idea che, come sai, ne abbiamo da una vita. Un giorno vorrei, è un po' pirata come idea, vabbè, intanto la dico, mi sarebbe assaltare piaciuto... una nave? No, mi sarebbe un cargo? No. Contrabbandare il tabacco? Esatto, non è vero, mi sarebbe piaciuto aprire un fare con voi l'analisi dei manuali di D&D, dei manuali di Pathfinder, vedere le immagini, vedere le cose, vedere i luoghi proprio immaginari
nel caso di D&D, che diciamo, si collega a questa puntata. È un po' piratino perché, Allora ti propongo qua una cosa molto diciamo, i fica. file, magari, però effettivamente tu li hai davvero, tu sei uno di quei nabbi che li compra davvero, quindi possiamo far testimoniare a Paizo che l'abbiamo e trovare il PNG Dirò di corrispondente. più. Sento, vediamo tra la chat se qualcuno piace Sento l'idea. l'aria di fogna, che fognata! Secondo me può essere molto fico. Abbiamo fatto una tipica cosa delle aree fantasy o dell'area dell'immaginario, ossia la mappa dei piccoli, cioè la mappa, partendo da questa cosa qua. In questa cosa qua, però, c'erano due elementi, come abbiamo potuto vedere. Vi propongo questa cosa fichissima. Siccome siamo partiti dall'Atlante e abbiamo fatto le mappe fantasy, allora io farei. Qual è l'altro elemento che compare qua oltre alla mappa? Ti sto Le interrogando? figure degli animali, Gli i animali, bestiari. i bestiari. Io Oddio, che ho i figata! bestiari anche medievali, Madonna, cioè che figata portare i sarebbe! bestiari No, di sì. fantasy e i bestiari medievali, comparare i bestiari del 1200 con No, quelli no, di D&D e quelli di tu mi Pathfinder. Ma stai. che puntata No, fica è sì, tu mi. l'immaginario dei bestiari, Io raga? mi subo. Io mi subo. Io domani mi subo. Subodo! Subodo. Subodo! No, vabbè, una puntata sui bestiari. Tipo domenica Cioè. prossima puntata sui bestiari. Top, Cioè, top. una figata totale. Raga, ma come potete non seguire questo canale? Cioè, non lo so, ma che cazzo fate nella vostra vita? I maiali medievali. I maiali medievali, c'erano pure i conigli Maiali. medievali, sappiamo un po' di cose su. Però Secondo me è una figata secondo me è totale. bellissimo il bestiario, Vi il piace bestiario di l'idea del bestiario? Pathfinder. Quindi partire più o meno come oggi è stato la mappa, però farlo col Sì, bestiario, così ci analizzare sono. Sai le quante creature fantasy ci sono? bestie. I puni, i maiali di fogna, tutte queste Gran cose puni qua. poi. I gran puni. Va bene, sai che voglio fare una cosa, però non so, per me io sono, cioè come deck immaginario sono un po' ok, cioè sono, però non so, Andiamo scemando, parliamo così e poi da una andiamo. parte mi piace chiudere con la musichetta e i saluti, però vorrei fare un ride per etichette, so farlo. Per etichetta, per ricambiare la generosità, cose. Quindi non lo so come chiudere la puntata. Cioè, mi piacerebbe fare il ride Verso chi? verso un canale che ci piace, non lo so. Adesso dovremmo metterci a cercare. No, io a differenza tua ne conosco 800 di E allora canali vai, se fighi. vuoi fare un Sì, ride. però come funziona? Cioè, perdiamo la questione del salutino con la musica. Allora facciamo il salutino e poi per la prossima puntata cerchiamo Però anche così come fare il saremo ride. sempre avidi, penseremo solo a noi stessi, alle nostre pizze, ai nostri guadagni, perché non ricambieremo mai. Cioè, è terribile, siamo delle persone, capito? Non faremo Però mai mi un pare l'idea di fare il ride. ride, ma non so come si faccia, cioè nel Io lo senso. so fare, però il problema è che non si può salutare bene, non si può fare la E non si può fare la schermata. schermata, poi ritorniamo, ciao, e poi Che cos'è? Cioè, tipo, ride. allora, Mettere solo la ragazzi, vi musica. salutiamo. La schermata fine, dente. Poi tipo, ah, no, siamo qui per fare il ride. Non era la vera fine. Oh, lo facciamo davvero? Tanto ormai l'abbiamo detto, lo facciamo davvero? Allora. Facciamo sta cosa trash? Non lo so, facciamo questa cosa, per cui ora ritorniamo, facciamo questa cosa trash e poi facciamo il ride. Cioè, nel senso che vado, faccio su fine e poi tipo, è una finta. Cioè, è proprio Facciamo sta triste. finta. È una finta fine, quindi siamo ancora qua. Ok, a posto. Questa è Abbiamo stata, l'abbiamo la fatto puntata è l'altra finita, giorno, però non ragazzi. abbiamo fatto la torre vi fa bene, la torre vi No, fa. adesso. No, vabbè, adesso lo facciamo. Tanto la schermata è Vabbè. andata. Abbiamo il dovere nei confronti della giraffa che compare a sinistra, che è un nostro dipendente. Comunque l'abbiamo fatto. Si è guadagnato il suo stipendio Allora, mensile. intanto vi ricordiamo che questo mercoledì la puntata vi aggiorniamo su Instagram, vi ricordate di sì? Ok. Vi ricordiamo di seguirci su Instagram, su YouTube mettete follow, eccetera, eccetera, eccetera. Su YouTube mettete follow. Scusami. No, perché per il raid devo aprire Twitch. Ah, Quindi tu ok. parla, racconta la tua Mettete vita follow, seguiteci su sentimentale. Instagram, vi aggiorneremo sull'orario di inizio effettivo perché adesso che Bufo fa il cocchiere e dobbiamo capire un attimo com'è la situazione. Sì, io credo che ce Quindi, la farò, però magari sì, ma intanto potrà. per tenervi aggiornati. E soprattutto questo mercoledì inizia il gaming con Tales of Iron, che sarà secondo me una gran figata. E anche lì vedremo, tra l'altro, anche lì le mappe dei videogiochi. In realtà l'aveva tirata fuori una certa Stegholm quando parlava delle mappe di Zelda, perché anche quelle Sì, sono mappe sarebbe un fighe, cioè capitolo a l'esplorare le parte. mappe, lì è proprio gigantesco, cioè pensa quanti videogiochi tipo, come si chiama,
C'è anche il vanto dei videogiochi, la mappa più estesa di tutti i videogiochi, queste cose qua, sì, tipo Monster c'è... Hunter, per dire, è un videogioco qui la mappa è fondamentale. C'è anche cioè... il concetto di open world che ha a che fare con il world building e la creazione dei sì, mondi. Sì, l'open world, che cos'è l'open world? Eccolo interessante, vedi. Che possiamo fare ride? Non so. Non so, Una, perciò ti dico. Qualcuno di bravo che conosco. Vi stiamo per fare un ride, cioè stiamo per fare un ride con voi. Io non ho idea, queste cose bufu, io sono un Boh, boomer su queste cose. facciamo Anna Manna è una streamer molto brava Quindi italiana. sarete catapultati a una streamer Sì, molto brava. vogliamo, scusateci, vogliamo, diciamo, fare Do Des, ricambiare il ride che abbiamo ricevuto. E comunque, a parte mercoledì gaming, cerchiamo di costruire un attimino questa puntata, che però siamo fomentatissimi per la prossima volta. Diciamo Quello è mercoledì alle 7:30 bestiario. e domenica alle 6:30, su Twitter va bene. E mi raccomando, se potete, seguiteci anche su Instagram, perché, cioè, appunto per queste cazzatine di orari, problemini, eccetera, comunichiamo lì nelle Vediamo di aprire storie. anche il Telegram, così Sì. prossimamente, così anche lì magari ti avviseremo e cercheremo Di tenervi di dir roba. aggiornati, sì, di comunque potete interagire con noi. Allora, provo a fare sta cosa che sto sbagliando tutto. Arraidà. E va bene, vi salutiamo. Aspetta, che prima di fare il nostro saluto ufficiale, perché è la prima volta, ma questa è una cosa che non si può provare praticamente se non in live, questa qua. Certo. E va bene. Allora, io voglio Quindi, ricordarvi una cosa, posso? vai. Vorrei ricordarvi che la torre... Vi fa bene. Ciao, ciao. E adesso c'è il raid, mo so cazzi No, adesso vostri. tu puoi mettere credit e io posso cliccare. Ah, quindi metto il Sì, credit. dai, era una cazzata, era un troll prima. Ah, allora carino. Dov'è però il credit? Eccolo qua. Grazie di tutto, ragazzi. Alla prossima, ci vediamo A mercoledì e ci mercoledì. vediamo domenica. Ciao Sempre ciao. numerosi. Ciao ciao.